Buonasera amici di Storia del Calcio Spagnolo, benvenuti di nuovo al nostro podcast dedicato nuovamente ai mondiali. Questa sera ripartiamo dove ci siamo lasciati, ovvero abbiamo finito con Argentina 78, partiamo da Spagna 82. Diamo la buona serata a Nicola Luperini e Luca Sisto che ci accompagnano di nuovo per questa puntata sui mondiali. Buonasera ragazzi. Ciao Iuri, Buonasera Iuri. buonasera a tutti. Ciao Buonasera Nicola e buonasera a tutti gli Luca. amici di calcio spagnolo. Di calcio generale, oggi per queste due puntate abbiamo fatto strappo alla regola, parliamo di mondiali in generale, ovviamente dando un'occhiata alla Spagna, anche all'Italia ovviamente, però parliamo un po' in generale tutte le edizioni. Partiamo quindi proprio da dove ci siamo lasciati. Avevamo terminato con la vittoria dell'Argentina nel 1978. Si riparte da Spagna 82, il mondiale di Naranjito, la mascotte spagnola scelta. E qua ci sono alcune sorprese per quanto riguarda le squadre qualificate. Per esempio, dall'Asia viene il Kuwait. Poi c'è la Nuova Zelanda che ha battuto la Cina in uno spareggio, poi dall'Africa viene il Camerun e l'Algeria, mentre nel Nord America si qualificano Honduras e El Salvador. In Europa non c'è l'Olanda che è in fase di ricostruzione dopo i fasti degli anni 70, non c'è nemmeno la Danimarca che è in fase invece di costruzione, c'è già Piontek che sta lavorando a mettere i semi per quello che poi vedremo nella successiva edizione e si va quindi subito alla Spagna. Questa squadra, il Salvador, che inizia subito, aveva una difesa di ferro nelle qualificazioni perché mi sembra che ha incassato solamente due gol, segnandole 3-4, quindi ha capitalizzato al massimo. Invece, come arriva a Spagna, prende un'imbarcata incredibile contro l'Ungheria. Tra l'altro in quelle qualificazioni fecero fuori il Messico, che era una delle centroamericane più quotate all'epoca. Sì, il Messico di solito partecipava sempre ai mondiali, in questa occasione ecco, è stata eliminata dall'Honduras e dal Salvador, abbastanza sorprendente. Il mondiale inizia con la gara fra Argentina e Belgio, c'è subito una sorpresa perché insomma, ci aspettava una passeggiata da parte dell'Argentina, invece vince il Belgio 1-0. Un mondiale che la Spagna non si è qualificata di diritto, però la situazione non è tanto tranquilla in casa Spagna. Innanzitutto si è cambiato l'allenatore nell'80, subito dopo l'Europeo, è arrivato Kubala, se n'è andato Kubala, scusate, è arrivato Santa Maria, ex giocatore del Real Madrid, che non sta tanto simpatico alla stampa, quindi ci sono dei caos. In più il paese è un po' sotto tensioni per via dell'ETA, quindi i giocatori nel ritiro pre-mondiale sono blindati prima sui Pirenei e poi a Valencia. E un anno prima successo un fatto, diciamo, abbastanza curioso, perché il centravanti della Spagna e del Barcellona, Chini, fu sequestrato circa un mese, fu nelle mani dei rapitori, si temette anche per la sua vita, perché ovviamente non si sapeva che fine aveva fatto. Alla fine, fortunatamente, non era finito nelle mani né dell'ETA né di altre bande organizzate, è stato rapito da tre disoccupati di Saragozza che avevano perso il lavoro e avevano pensato all'idea del sequestro per racimolare i soldi, ovviamente. Questo difficoltò inizialmente il lavoro della polizia, però alla fine i rapitori dimostrarono la propria incompetenza e Chini fu rilasciato. Però ecco, non fu una grossa Spagna. Spagna finì eliminata nel secondo girone, però ecco, le prestazioni abbastanza dimenticate. Chi invece ha fatto un po' sognare, sorprendendo tutti, fu il Camerun che era inserito nel girone con l'Italia. Luca, questo Camerun fu la rivelazione, anche se poi ecco, fu eliminato nel girone, però insomma lasciò una bella impronta. Beh, intanto questo Camerun è il culmine di una generazione che si era sviluppata alla fine degli anni 70, dando tra l'altro al calcio africano ben due palloni d'oro africani, che erano Teofilla Bega e Roger Millà, l'eterno Roger Millà. Nell'86 noi il Camerun non lo ritroveremo,
ma lo ritroveremo grandissimo protagonista ancora di più a Italia 90. Quindi è un Camerun che, come vedremo anche nei prossimi mondiali, ha l'Italia nel destino. Camerun pareggia le prime due partite per 0-0. Come vedremo, è un girone equilibratissimo dove non si riesce a spezzare la parità. Ci riesce solo la Polonia con il Perù, vincendo quindi il raggruppamento. Poi ce la ritroveremo in semifinale. L'Italia ha bisogno quindi nell'ultima gara del raggruppamento di un pareggio con reti contro il Camerun. Il Camerun nel frattempo ha pareggiato le altre due partite, quindi non perdendo con l'Italia ne uscirebbe imbattuto. Soprattutto a posteriori si è discusso tantissimo su quello che è stato il risultato di questa partita. Nel giro di 2 minuti segna Graziani con uno dei più grandi portieri della storia del calcio africano, che è Thomas Nkono, scivola sul colpo di testa sulla giocata di Graziani. Nel frattempo, dall'altra parte, su un tiro leggermente deviato a spiazzare Zoff, segna il pareggio Mbida. Qui siamo praticamente al 64esimo, se non vado errato. Gli ultimi 25 minuti succede poco o nulla. Molto si è discusso, come vi dicevo, e pare che anche in campo, insomma, i giocatori si siano, tra virgolette, dati la mano per un pareggio che avrebbe qualificato l'Italia al raggruppamento successivo, seppur in un girone impossibile con Argentina e Brasile, che impossibile poi non si è rivelato, e il Camerun sarebbe tornato a casa senza sconfitte. Quindi è stato intanto la maglia, che ve lo dico a fare, spettacolare, è proprio una roba che... Questa qui è la migliore. A Italia erano ancora quelle maglie stile... Le Coq Sportive Puma, tipo le Coq Sportive, quella dello Zaire con la scritta Leopards del 74, dove vabbè, beccano 9 gol dalla Jugoslavia e Mobutu li vuole ammazzare, però erano ancora delle maglie anni 70, primi anni 80, bellissime. A Italia 90, poi sulla danza di Roger Millà, la maglia sarà un po' più larga, però quella sarà veramente l'estate dei leoni indomabili. Quindi il Camerun torna a casa, però tutti contenti perché comunque era la prima esperienza mondiale. Cosa succederà? Nell'84 e nell'88 vinceranno altre 2 Coppe d'Africa, nell'intermezzo non riescono a qualificarsi ai mondiali di Messico 86. Altro piccolo aneddoto, perdonatemi, i mondiali non si dovevano giocare in Messico. Tant'è vero che vedremo nella finale appare sul tabellone principale, arrivederci a Colombia 86. La Colombia però non riuscirà per gravissime grane interne ad organizzare i mondiali, che andranno poi al Messico, che poco prima dei mondiali subirà un mega terremoto. Quindi insomma, tanta fortuna questi mondiali dell'86 in principio non dovevano avere. Nel frattempo vi ripasso la parola e ci risentiamo sul girone dell'Italia dopo. Sì, perché questi gironi sembravano sulla carta scontati e poi in realtà troviamo delle squadre che incappano nei problemi. Una di queste è la Germania, che praticamente si trova costretta all'ultima partita a elemosinare una vittoria contro l'Austria. Sono cambiati un po' il sistema perché in Argentina dopo il girone iniziale si andava al girone della semifinale. In questo caso ci sono dei gironi che sostituiscono i quarti di finale. Però cosa succede? Le gare non si giocano in contemporanea e quindi succede quello che è successo a Gion, giusto Nicola? Sì, qui mi devi venire in soccorso sulla pronuncia, perché è il patto, quello che poi è stato chiamato patto di non aggressione, no? Tra Germania e Austria, quest'ultima partita del girone in tedesco poi è stata denominata Nichtangriffspakt, spero di averlo pronunciato in maniera decente. Praticamente, meno male, sono già contento di questo. L'ultima partita del girone è Algeria e Cile, che sono le altre due squadre inserite in questo girone, hanno già giocato il loro match, l'hanno giocato il giorno prima. L'Austria si trova già a punteggio pieno, ha battuto sia Algeria che Cile, e l'Algeria si ritrova a 4 punti perché, oltre ad aver battuto il Cile, per l'appunto ha battuto già anche la Germania, che a sua volta aveva battuto il Cile. Quindi si trovano l'Algeria
e l'Austria con 4 punti, la Germania con 2 punti, il Cile fuori a 0. Qui entra in gioco la differenza reti perché l'Algeria ha una differenza reti di 0, l'Austria di più 3, quindi con una vittoria 1-0, 2-0 passano entrambe le europee, passano sia la Germania che l'Austria, e poi è esattamente quello che succede perché la Germania va in vantaggio subito, dopo 10 minuti fa gol Rubesch, poi le due nazionali tirano abbastanza remi in barca per i restanti 80 minuti, è un atteggiamento sospetto da subito, addirittura i telecronisti sia tedeschi che austriaci invitano i telespettatori a fare altro, a non guardare la partita, a cambiare canale. Nel frattempo, tifosi presenti allo stadio, sia neutri che algerini, che erano spettatori interessati di quell'incontro, sventolarono banconote sugli spalti. Un tifoso tedesco bruciò la bandiera tedesca per vergogna, per protesta contro la sua nazionale. E il giorno dopo, il quotidiano spagnolo Il Comercio pubblicò il resoconto, il tabellino, la cronaca di questa partita, non nella sezione sport, ma nella sezione criminalità. Quindi diciamo che è un indizio piuttosto importante su quello che si sospetta sia successo, che è successo appena 4 anni dopo il miracolo di Cordoba, che è la partita che l'Austria vinse con la Germania nel 78, che estromise la Germania Ovest, che diciamo era una specie di sentimento di rivalsa verso l'Anschluss, no? Dell'Anschluss del 38, e è incredibile come in 4 anni sia cambiato tutto. Diciamo che l'Austria barattò la possibilità di arrivare prima con la certezza della qualificazione. Germania prima, Austria seconda, a distanza di 15 anni da quella partita, nel 97 Brigel, che quel giorno era presente, confermò ad un quotidiano algerino che la partita, diciamo, se non truccata, diciamo, ci fosse stata una specie di gentleman agreement, vogliamo chiamarlo così, scusandosi con i tifosi algerini. Da quella volta, come diceva Iuri, poi tutte le partite dell'ultima giornata di un singolo girone nelle fasi finali dei mondiali si giocheranno in contemporanea. Sì, Diciamo che come sempre bisogna che succeda la magagna per poi correre ai ripari, come in tante cose questo nel calcio. diciamo storicamente non ha impedito eventuali altre magagne, No. perché ricordiamo il biscotto famoso fra Svezia e Danimarca Assolutamente, assolutamente. del 2004, però diciamo lascia un po', in quel caso era clamorosamente palese, quelli giocavano il Sì. giorno prima, tu giochi il giorno dopo, cioè c'hai il risultato in carrozza, nel senso, Sì, era già quindi tutto fatto. sì. Era già tutto fatto. Germania che passa come prima, e vediamo, e viene messa in un girone con Spagna e Inghilterra, la Germania che è la solita squadra tedesca che contro tutto e contro tutti avanza, perché giocatori come Stilicke, come Harald Schumacher, Rubesch, giocatori abbastanza con personalità, si trovano un po' a loro agio, perché la Germania aveva lotte interne, giocatori che avevano litigato con l'allenatore, dispute per premi, litigi, sbornie, cioè praticamente in quel ritiro è successo di tutto. Però questo diciamo, da un punto di vista caricò un po' i tedeschi, che sono soprattutto quel tipo di gente, quel tipo di giocatori un po' impertinenti, che quando tutte le cose andavano contro, ecco, il girone lo vinse, il secondo girone, battendo la Spagna e pareggiando con l'Inghilterra. Ovviamente il girone più interessante fu il gruppo C, perché c'era Italia, Brasile, Argentina, Luca. Un girone della morte, della muerte, per dirla alla spagnola. Il Brasile non aveva in realtà incantato del tutto nella prima parte del suo raggruppamento, e l'Argentina aveva fatto addirittura peggio, perché, come dicevate, aveva perso l'esordio con il Belgio per 1-0, dove Maradona prende una traversa su punizione e viene scattata la famosa foto di Diego che tocca palla sulla punizione a due, con tutti i giocatori belgi che lo accerchiano. In realtà
per quanto meravigliosa quella foto, è semplicemente i giocatori belgi che escono dalla barriera sul tocco a due, quindi in realtà Diego non era assolutamente accerchiato. Maradona, che è il leader dell'Argentina, campione uscente, una squadra probabilmente più forte di quella che avrà nell'86, ma nell'82, come direbbero in Argentina, no pudo ser. Perdono con l'Italia 2-1, dove c'è la famosissima marcatura di Claudio Gentile, poco gentile però la Molto marcatura ai danni di Diego, Claudio e poco gentile. e farà addirittura peggio, perdendo poi la partita con il Brasile per 3-1, dove viene anche espulso per un fallo su Batista, se non vado errato, tra l'altro appena entrato. Si arriva così al 5 luglio, dove avviene il miracolo del Sarriá per gli italiani e la tragedia do Sarriá per i brasiliani, dove l'Italia vince 3-2. Si scatena Pablito Rossi, che era stato portato al mondiale dal vecchio Berzot, contro il parere della stampa italiana. Berzot si era preso anche parecchi insulti per questo, e decide di fare a meno di quello che è in realtà il bomber principe di quegli anni, probabilmente il più forte colpitore di testa mai visto in Italia, che è Roberto Pruzzo. Non lo convoca nemmeno per evitare un qualsiasi dualismo e problemi con la stampa. E Paolo Rossi, dopo un girone sottotono, come del resto sottotono era stata l'Italia, si scatena nella partita decisiva e da lì non si fermerà più. 3-2, con il quale l'Italia batte il Brasile, è a tutt'oggi considerata la partita più importante della storia del calcio italiano ai mondiali, superiore anche a Germania, Italia-Germania Ovest 4-3 del 1970, di cui vi abbiamo parlato l'altra volta, a proposito di quanto fosse stata noiosa nei Quindi, 90 minuti regolamentari. probabilmente questa è stata anche più bella di quella, Molto perché più bella. Molto più bella anche perché i gol dell'Italia sono di opportunismo puro alla Pablito Rossi, meravigliosi. I gol del Brasile, questo era il Brasile di Tele Santana, considerato probabilmente, dopo quello del 70, la Seleção più forte dal punto di vista del tasso tecnico. Dopo quella Seleção, il Brasile non avrà più quel tipo di gioco, dove c'erano praticamente 4 o 5 numeri 10. Già il gol del primo pareggio che segna Socrates è una giravolta di Zico al centrocampo e poi un passaggio perfetto d'esterno in profondità. E il gol di Falcao è una doppia finta a mandare completamente fuori causa la difesa italiana, con un tiro imparabile all'incrocio. Un gol che hanno mostrato probabilmente in tutti gli highlights nella storia dei mondiali. L'Italia vince, Zoff riesce a fermare sulla linea l'ultimo colpo di testa di Oscar, se non vado errato, e lo blocca con la famosa polvere di gesso della linea bianca che si solleva da terra, e l'Italia passa. e Zoff che si alza e Io dice no. ho una domanda per voi due, che sicuramente ne sapete di più di questo. Dicevi prima, Luca, no, che è l'ultimo mondiale per il Brasile, diciamo, con la filosofia di questa tanta fantasia al potere, no, con tanti attaccanti, tanti fantasisti, quelli che oggi si direbbero fantasisti, Sì, tutti i fantasisti. oggi, anche 10 anni fa. Secondo voi è più una cosa filosofica, c'è cioè un cambiamento filosofico del Brasile, nel senso il calcio sta andando verso questa direzione, dobbiamo essere più europei proprio come impostazione e meno brasiliani, oppure è una carenza a livello proprio di vivaio, di giocatori presenti di una generazione cambiata a livello tecnico, o è un misto delle due cose? Ma io credo che sia una cosa che è andata avanti col tempo. Ti spiego. Dopo quella generazione là dei Socrates, dei Falcao, grandissimi centrocampisti, il Brasile ha smesso di produrre centrocampisti di quel tipo, il classico 10. A partire dagli anni 90,
forse i due Juninho, che poi tra l'altro erano, se uno Juninho Pernambucano era più un 8, però Juninho Paulista fondamentalmente era la seconda punta, diciamo, barra 10. Brasile, tu non si non, io non mi ricordo nessun centrocampista tipo uno Xavi, un Iniesta, un Pirlo, non so voi, però io non Esatto, no, no, è mento in questo. nessuno. Tantissimi grandissimi attaccanti, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, mettiamoci anche Adriano, Neymar adesso. Però fondamentalmente è mancato il centrocampista organizzatore di gioco. E questo qui secondo me è una carenza dovuta a quella partita là, quella sconfitta ha fatto cambiare un po' il modo di vedere. Poi ne vedremo anche nelle edizioni successive, quando il Brasile ha vinto il mondiale nel 94 e nel 2002, lo ha fatto con una squadra molto abbottonata, nel senso nel 94 per esempio i tre centrocampisti erano Mauro Silva, Masigno e Dunga, ovvero gente che Quasi faceva operaia, no? sì, Quasi gente che operaia. faceva legna, quindi nettamente un passo all'indietro rispetto a un Socrates, Zico Junior che faceva il terzino, che poi in realtà era un centrocampista, e ecco, c'era Eder, chi c'era, insomma, quindi è cambiato un po' il concetto, filosofia, quello, ha creato una ferita dalla quale cioè il calcio brasiliano hanno risposto evitando la zona del centrocampo, proprio di ok, o c'erano gli attaccanti o c'erano i difensori a palla, però. E questo ha creato si è smesso di produrre centrocampisti di costruzione, secondo Quindi me. oltre ad essere una qualità importante per l'Italia, una qualità importante anche per il Brasile, nel senso quel risultato ha creato un nuovo modo di vedere il calcio, poi alla fine per loro, no? Ha segnato uno spartiacque, è quello che volevo capire. Sì, credo che sia nella filosofia intrinseca dei brasiliani. Loro non sono rivoluzionari per definizione, ma sono politicamente più reazionari, quindi tendono a modificare, ad adattare il proprio schema, a disegnare il proprio futuro sugli eventi del passato. E a Ho capito. tutt'oggi molto spesso hanno una memoria corta, quindi non imparano dagli errori di 30-40 anni prima, ma si basano sugli errori di 5-10 anni, prima. Quindi è una memoria politica e filosofica molto corta, ma è intrinseco nel loro animo probabilmente l'essere un po' più reazionari e non rivoluzionari rispetto a quello che sono gli eventi della vita e dello sport in questo caso. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Quindi fatta fuori il Brasile, poi troviamo la Polonia, ci pensa Pablito, doppietta, mentre dall'altra parte del tabellone troviamo Francia e Germania che si scontrano in semifinale, e qua c'è un altro scandalo perché ecco, il portiere Schumacher esce a valanga su Battiston, gli rompe un paio di vertebre, 6-7 denti, la mascella, cornuti e bastonati, i francesi perdono perché vanno sul 3-1, però nei minuti finali Rummenigge e Fischer portano sul 3-3, poi si va ai rigori e passa la Germania, quindi ci ritroviamo la Germania in finale, però ecco, con Pablito Superstar c'è poca storia, quindi siamo campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo per la terza volta. L'altro giorno parlavi della maglietta di Pelé, no? Ti ricordi quell'aneddoto incredibile che raccontavi? E c'è anche un piccolo giro di proprietà anche su quella maglia di Battiston, perché Battiston, dopo quell'infortunio tremendo, quella incredibile botta presa da Schumacher, donò la propria maglia, la maglia di quella partita, al medico che lo curò nei primissimi istanti. Il medico super tifoso del Sevilla regalò la maglia al museo del Sevilla, che la tenne esposta. Quando poi Platini andò a visitare il museo del Sevilla, la regalò a Platini, che la riportò in patria a Battiston. Battiston poi l'ha donata al figlio. Ha fatto un giro molto largo, ma è Per tornata fortuna intatta. non l'hanno utilizzata per giocare al campetto e non Che hanno si lavato. sappia, no, Che non è dato si sapere. sappia, no. Bene, Fantastico.
ci spostiamo di 4 anni, avanziamo, come ha detto Luca, ai mondiali che si devono disputare in Colombia, si disputano invece in Messico. Qua ci sono qualche novità nelle qualificate, diciamo, c'è il Canada, per esempio, perché il Messico era ammesso d'ufficio, quindi si qualifica il Canada nel Nord America. L'Argentina si qualifica, va vicino ad essere eliminata, poi si qualifica con un gol di Ricardo Carrega all'ultimo minuto contro il Perù. In Europa ancora a casa l'Olanda, mentre stavolta la Danimarca di Piontek ce la fa a qualificarsi dopo un buon europeo, terminato con la semifinale persa contro la Spagna, adesso si qualifica alla fase finale del mondiale. Dall'Europa arriva anche la Scozia, che nel girone fa fuori il Galles con un pareggio. Si qualifica Scozia e Spagna nella parte in quel girone. L'allenatore Jock Stein muore per un infarto proprio durante la partita contro il Galles. Il mitico Jock Stein, che ricordiamo che era stato l'allenatore del Celtic, campione Sì. d'Europa nel 68, mi sembra nel 69, Contro e l'Inter. sì, il suo posto viene preso da Alex Ferguson, che poi conosciamo tutti la sua storia con il Manchester United. Però ecco, la Scozia viene inserita in un girone della morte con Uruguay, Germania Ovest e Danimarca, e va a casa subito perché raccoglie solo un punto. Fra le poi sorprese dei primi gironi troviamo il Marocco, Luca, qua Ah, qui c'è il grandissimo Marocco. La prima africana a passare il turno di un La prima girone. africana a passare il turno con il grande capitano, il portiere che vedete nella foto, che è Zaki, autore di prestazioni mostruose, però insomma io cerco sempre di evitare di dare colpe o responsabilità ai portieri. Agli ottavi magari quella punizione di Lothar Matthäus da 35 metri, forse sul suo palo, l'avrebbe potuta coprire un po' meglio. Per il resto comunque si superano perché battono anche il Portogallo. E, escludendo diciamo il Marocco, non è il mondiale delle africane, sicuramente è un mondiale che vede intanto l'Italia di Berzot uscire anche lei agli ottavi contro la Francia con un secco 2-0 di Rochdeau e Platini. Girone dell'Italia che aveva ritrovato l'Argentina. Segna tutti i gol dell'Italia, li segna Spillo Altobelli, che sul rigore porta in vantaggio l'Italia contro l'Argentina. L'unica partita dove l'Argentina va sotto e pareggia Maradona con un tocco di sinistro in diagonale preciso ma anche un po' lento, dove Giovanni Galli si fa un po' sorprendere. È questo il mondiale di Diego Armando Maradona, protagonista poi del film che la FIFA svilupperà, e sicuramente a mio parere Hero è il film più bello che la FIFA abbia mai fatto sui mondiali. Chiaramente Diego si presta ad essere l'eroe del popolo, l'eroe di una nazione. In passato io ho scritto che probabilmente il mito della nuova nazione argentina che esce dalla dittatura, che esce dalla guerra persa delle Falkland Malvinas, il mito dell'Argentina si sviluppa a partire da questi mondiali. Tra l'altro Diego nell'82, la guerra delle Falkland Malvinas si avviava praticamente nella sua fase più calda. Ma è solo 4 anni dopo che l'Argentina incontra l'Inghilterra e Diego segna i due gol probabilmente più conosciuti nella storia dei mondiali, che sono la mano de Dios e il gol del siglo. Fatto vuole che di recente l'arbitro tunisino Ali Benasser, che al tempo, nonostante le proteste vistose degli inglesi, non vide assolutamente questo, che poi più che una mano è un pugno di Diego ad anticipare Peter Shilton, Benasser si è portato a casa il pallone di quella partita e l'ha messo all'asta di recente. Dovrebbe aver incassato una cifra intorno ai 3-4 milioni di dollari, quindi Madonna, così tanto. è probabilmente il pallone più caro nella storia del calcio.
Ci aveva Mentre visto la lunghissimo, però, ci ha visto lunghissimo, nel mentre delle maglie di Diego, quella della finale, Lothar Matthäus ce l'aveva e l'ha regalata al Museo del Calcio a Buenos Aires. E invece era Hodge, il centrocampista del Nottingham Forest, che aveva la maglia della partita con l'Inghilterra, per quanto la figlia di Diego abbia contestato questa versione, dicendo che in Credo la realtà gliel'aveva maglia cambiata sia proprio per al quello moderno. museo della Federazione Inglese a Manchester. Tra l'altro lui ha scritto anche un libro, The Man with the Maradona Shirt, qualcosa del genere, adesso il titolo si Sì. è fatto, sì. Poi ci chiedono, riguardo all'Italia, ci chiedono un ascoltatore, Francesco Gagliardi, che intanto salutiamo, se secondo noi Tancredi sarebbe stato miglior scelta rispetto a Giovanni Galli in Messico. Tancredi, ricordiamo, veniva dalla stagione con la Roma, che la Roma era la seconda, diciamo, un portiere con buona presenza. Chissà, non so, adesso difficile dire se con Tancredi saremmo andati più lontani o no. Io credo che Giovanni Galli già era stato portato in Spagna come terzo, se non vado errato, cioè il secondo era Bordon. Quindi io credo che dopo Zoff, probabilmente c'era Zenga già quasi pronto e probabilmente diede continuità a quelli che erano già stati nel gruppo precedente. Quindi secondo me, più che un coso tecnico, fu una scelta forse di gerarchia, ora non so voi. Sì, beh, la partita con la Francia l'avremmo persa ugualmente. Poi Sì, ma se vogliamo discutere diciamo, eravamo a metà del guado, nel senso sì. che la generazione dell'82 era obiettivamente alla frutta, perché dai, Scirea avrebbe smesso poco dopo, l'unico, ecco, Conti lo stesso, diciamo, Cabrini lo stesso era alla frutta, c'era Spillo, c'era Bergomi, però fondamentalmente Di Gennaro non era Antognoni, Galderisi non era Paolo Rossi, ecco, De Napoli, che poi diventerà un grandissimo giocatore, però ancora era poco più che esordiente, mi sembra all'epoca nemmeno col Napoli, era con l'Avellino, quindi ancora forse era troppo presto per Nando De Napoli per marcare territorio nazionale, quindi secondo me, ecco, era ancora una fase di ricostruzione, che poi ecco, con l'arrivo dei vicini ne rimarranno pochi di questa nazionale. Ma è una squadra molto difensiva, perché quando metti in campo Bagni, De Napoli e poi hai dei marcatori come Vierchowod, come Bergomi, sei comunque votato alla difesa. Paolo Rossi lui se lo porta comunque, però dicendo io ti porto ma non giocherai, quindi diciamo il titolare designato era Galderisi, come dicevo prima tutti i gol li fa Spillo Altobelli. Bruno Conti, che era stato probabilmente il miglior giocatore dei mondiali dell'82, fa il suo gioco, ma ripeto, per rispondere alla domanda di Francesco, non sapremo mai se Tancredi sarebbe stato in grado di parare quel tiro di Maradona, ma con la Francia saremmo usciti comunque. Probabilmente sarebbe cambiata la storia dei mondiali per l'Argentina, ma l'Italia sarebbe uscita comunque, se non contro la Francia, contro chiunque altro. Sì, Tra eravamo l'altro, destinati a fermarci prima o poi, sì. non era una squadra in grado di vincere i mondiali. Paradossalmente, a parte l'Argentina, le squadre che poi arriveranno fino in fondo, come Francia, Germania, la vera sorpresa è il Belgio, che dopo un girone pessimo vince ai supplementari contro l'Unione Sovietica. E poi fa fuori la E poi Spagna. da lì elimina la Spagna ai rigori. Argentina-Spagna sarebbe stata una gran bella semifinale. La Anche Francia fa se fuori la nazione che aveva sorpreso di tutti la nella prima Danimarca. fase era stata la Danimarca e Piontek, la Danish Dynamite, che in quel momento sembrava la squadra da battere. Veniva da un grandissimo europeo, giocatori in crescita come Elkier, centravanti del Verona, poi c'era Laudrup, attaccante della Juventus, altre vecchie conoscenze della Serie A come Berggren, per esempio. C'era
centrocampisti giocavano con Liverpool, Bayern di Monaco, tipo l'Herbie, Molby, Jesper Olsson al Manchester, quindi insomma c'erano giocatori sparsi per l'Europa, però ecco, si scontrò contro il Buitre negli ottavi e il Buitre segnò quattro reti, la Spagna vinse 5-1. La Spagna in quel momento era, diciamo, diventò, prese, ricevette il testimone da Danimarca come sorpresa, poi come sorpresa del torneo, anche se ecco, poi si scontrò contro un difensivo belgio di Guitis, che era un maestro del difensivismo, e la Spagna andò fuori ai rigori. C'è un aneddoto riferito per la Spagna divertente, perché loro, che tra l'altro poi sul libro La Quinta del Buitre si trova questo aneddoto, praticamente la Spagna si sarebbe dovuta, la Danimarca era nel girone con la Germania quindi si deve spostare, quindi in teoria lascerebbe l'hotel, però in realtà non lo lascia, quindi la Spagna si ritrova senza hotel a qualche giorno dalla gara a Querétaro. Quindi che fanno? Prima si affidano a un hotel che era una bettola piena di scarafaggi, eccetera. E poi l'ultima decisione drastica fu quella di andare nello stesso hotel dove c'era la Danimarca. Quindi fu una convivenza surreale, perché l'hotel fu diviso in due, da una parte la Danimarca, da una parte. Però le aree comuni erano in condivisione. Quindi Mitchell una volta cioè, raccontò a una televisione spagnola che lui scese in piscina la mattina, si trova a Elkir con una bottiglia di cognac e che fumava una sigaretta dall'altra. Il commento di Mitchell in spagnolo era: a esto le ganamo, però lo stanno passando de puta madre. Alla fine ebbe ragione, perché vinse la Spagna, però questi qua erano con le mogli, cosa, fumavano, bevevano la mattina, cioè, nell'hotel. E qua, come hai detto tu, alla fine ecco, la Francia non ce la fa a estromettere la Germania, perché Platini arriva con la tendinite, eccetera, arriva un po' acciaccato, quindi finale Germania Ovest, Argentina. Comunque Platini poi non si una delle ultime partite fu quella del Mondiale, però in realtà lui l'ultima partita internazionale la gioca non con la nazionale francese, ma con un'altra nazionale, giusto? La gioca con il Kuwait, in un amichevole contro l'Unione Sovietica. Probabilmente Nicola ci verrà in soccorso su quello che è accaduto nell'82. Qual è il retroscena, come si è trovato praticamente Platini a conoscere uno sceicco del Kuwait? Sì, perché nell'82, tornando, riavvolgendo un attimo il nastro, praticamente siamo in Spagna e Valladolid, e c'è appunto Francia-Kuwait, la Francia sta vincendo 3-1, segna il 4-1, lo segna Gires, e diciamo, nella confusione della partita arriva un fischio dagli spalti, i difensori del Kuwait lo scambiano per un fischio dell'arbitro e si fermano perché credono che sia fuori gioco. L'arbitro non ha assolutamente fischiato, il guardaline non ha sbandierato, quindi gol. E lo sceicco del Kuwait, anche qui spero di pronunciare bene, Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, che oltre ad essere lo sceicco è il presidente della Federazione del Calcio del Kuwait, scende in campo con la minaccia di ritirare la squadra, insomma fa una piazzata incredibile. L'arbitro sovietico, anche questo è un giro che è stupar, insomma, torna sui suoi passi, annulla la rete e poi comunque la Francia vince comunque 4-1. È incredibile questo giro, come Platini abbia incrociato il Kuwait proprio in questa occasione. Tra l'altro lo sceicco sarà una delle prime casualties, delle prime vittime del 90, quando l'Iraq invade il Kuwait. Anche questa è una storia abbastanza particolare. E a Evidentemente proposito, Saddam tifava per la Francia quel giorno. Io volevo, se posso, aggiungere una piccola cosa sull'Unione Sovietica e sul Belgio che citavi prima, perché quella partita tra Unione Sovietica e Belgio agli ottavi di finale, anche qui girò per una decisione arbitrale,
che è quella dell'arbitro Fredriksson, lo svedese, che al 77esimo decise di, sul 2-1 per l'Unione Sovietica, decise di, quindi siamo nell'86, siamo tornati nel mondiale di cui parlavamo prima, decise di ignorare la chiamata del Guarini su un fuorigioco, anche qui giocatori, difensori dell'URSS fermi perché il Guarini aveva sbandierato, l'arbitro ignora totalmente, gol 2-2. Da lì l'inerzia della partita gira a favore del Belgio, che poi appunto vincerà 4-3 supplementari. Lo stesso arbitro, Fredriksson, 4 anni dopo, nel 90, sarà protagonista, sempre ai danni dell'Unione Sovietica, in un altro episodio ai limiti dello scandaloso, e ne parleremo dopo. La Perché anche seconda questo mano è di Dios. esatto, sempre lo Sì, non stesso arbitro. avrebbero mai dovuto farlo arbitrare di nuovo, almeno non l'Unione E Sovietica. no, l'Unione invece clamorosamente sempre una partita decisiva per l'Unione Sovietica, sempre lo stesso arbitro e sempre una decisione Incredibile. incomprensibile, sì. Sì, tornando alla finale, ecco, Maradona fu marcato da uomo da Matthäus. Diego fece una partita intelligentissima, perché comunque sia sfruttò, ecco, che c'era un uomo appiccicato per liberare i suoi compagni. Primo gol lo segna il Tata Brown, il libero che giocava al posto di Passarella, poi raddoppia Valdano, la Germania rientra sotto, fa 2-2 e poi nei minuti finali Diego si inventa una palla incredibile per Buruciaga che la mette dentro, una palla infiltrante incredibile da parte di Maradona. Una nota sul Tata Brown che è scomparso mi sembra nel 2020, che lui gioca con finisce gli ultimi minuti con la spalla lussata, per questo lui ha il dito infilato nella maglietta, la sua maglietta sarà sempre ricordata per quel buco nel mezzo, e lui che stringe i denti incredibilmente per resistere agli ultimi attacchi della Germania nei minuti finali. Tata Brown, che ecco, fu la sorpresa di quella, una delle tante sorprese nello schieramento dell'Argentina, un'altra fu quella di Pumpido che scalzò Figliol e Islas in porta. Però ecco, Tata Brown fondamentalmente prese il posto di colui che doveva essere il capitano e il leader, era stato il capitano nel 78, ovvero Passarella, e da quel momento Passarella conclusa la propria carriera internazionale. 4 anni dopo ci sarà la stessa finale, però ecco, il mondiale inizia subito con una grandissima sorpresa. Questa sorpresa si chiama di nuovo Camerun, giusto Luca? Questo Ancora salto in loro. big. Qui c'è Sensini che lo vedo abbastanza spaventato. In realtà, questo colpo di testa, tra l'altro, con il Camerun che finirà la partita in 9, una mattanza. Cioè, ci sono dei falli che a rivederli oggi, cioè, questo non è calcio, sarà calcio fiorentino, non lo so, ma non lo so, non vorrei essere offensivo nei confronti del calcio fiorentino, che forse era molto più pacifico di come il Camerun affrontò quell'esordio mondiale. A San Siro, piccola annotazione, nello scambio di Gagliardetti a centrocampo ci sono Maradona e Stephen Tatau, i due capitani che sono scomparsi poi a pochi mesi di distanza lo stesso anno, nel 2020. Stephen Tatau, terzino, forse era quello che, terzino destro, forse era quello che più cercava di discostarsi da questa serie di falli, c'è cioè uno di Masi che era allucinante. Caniggia e Maradona vengono maltrattati, da qui poi c'è anche la leggenda della caviglia di Diego Armando Maradona, che è ancora sanguinante, e Diego che già giocava praticamente con gli scarpini due numeri più grandi, perché aveva l'unghia del piede talmente incarnita che si era gonfiata di così insieme alla caviglia, quindi poi non farà un grandissimo mondiale, però due o tre giocate restano comunque nella storia, perché poi sappiamo Maradona. Sul colpo di testa di Omam Vik, che sale veramente a 1,50 m, 1,60 m da terra, non so L'altezza di quanto Sensini praticamente, quanto è perché Sensini, sì. poi L'altezza di rimane in aria, nel senso che ci rimane tipo 3-4 secondi. Sì, praticamente viene una roba assurda, però il colpo di testa è veramente molto lento. Pumpido probabilmente viene sorpreso dall'elevazione di Omam Vik e si lascia completamente sfuggire il pallone. E, non è però un episodio
così da sottovalutare, perché nella partita successiva, dove poi l'Argentina va al San Paolo e vince contro l'Unione Sovietica 2-0, dove poi c'è la seconda mano de Dios di Maradona, Pumpido si infortuna, si rompe una gamba. Molti hanno detto che, insomma, essendosi infortunato in uno scontro con il proprio difensore, diciamo che gliel'avevano un po' fatta pagare per quella indecisione nella gara inaugurale. Questo però Addirittura. svolta, sì, molto è stato detto molte volte, insomma, alcuni l'hanno proprio confessato che nello spogliatoio Bilardo aveva dato la colpa a Pumpido dicendo: io ti ho portato ai mondiali anche se non era in un momento di forma straordinario e tu ci hai tradito, insomma. Ma sono le stesse speculazioni che poi c'erano state su Passarella nell'86, cioè Passarella che c'ha un'indigestione, un virus intestinale, deve correre Sì, in Bilardo, ospedale, in tra realtà non si è mai l'altro, capito. subito dopo la sconfitta con il Camerun, prese i giocatori, riunì i giocatori e disse: Raga, qua dobbiamo fare qualcosa perché altrimenti se perdiamo, cioè se usciamo fuori, dobbiamo sperare che casca l'aereo, altrimenti Bilardo Sì, non possiamo tornare a casa. era sempre esagerato nelle sue cose, però. L'infortunio di Pumpido però lancia quello che è il vero eroe, anzi antieroe, come l'ho definito tempo fa, che è l'esordio di Goicoechea, che tutto sapeva fare meno stare in porta e parare, quindi parava solo i rigori, ma li parava benissimo a quanto pare, tranne quello della finale che era impossibile da parare, gli altri li ha presi tutti. E cambierà completamente le sorti di quel mondiale. L'Unione Sovietica, come ci insegna Nicola, esce, il Camerun batte anche la Romania con una grandissima prestazione di un bomber part-time di nome Roger Millat, che si era ritirato a vita non del tutto privata sull'isola di Réunion, al largo dell'Oceano Indiano. Nepomniachtchi, l'allenatore del Camerun, non vuole assolutamente portarlo ai mondiali. Ci pensa Paul Biya, presidente tutt'oggi in carica da oltre 40 anni del Camerun, con un decreto presidenziale decide che Millà deve andare ai mondiali. E Millà, giocando praticamente dal 75esimo in poi tutte le partite, riesce ad essere decisivo perché batte praticamente da solo la Romania, batte praticamente da solo la Colombia, perché poi la partita degli ottavi di finale lui gioca sì 15 minuti regolamentari, ma si va ai supplementari, quindi in tutto ne gioca 45. Ruba palla a Higuita e segna ballando sulla bandierina del San Paolo. C'è il raccattapalle che imita il suo balletto, perché era lo stesso che faceva Carega. E poi diciamo che la danza africana poi viene un po' traslata rispetto a quella brasiliana. Quella camerunense era la macossa, quella brasiliana probabilmente era una samba, ma più o meno ballavano allo stesso modo sulla bandierina, e diventerà anche una famosa reclame della Coca-Cola, della quale stiamo bevendo stasera per restare belli attivi. Sì, fra le sorprese, fra le novità di questo mondiale c'era poi anche, come hai detto tu, la Colombia di Higuita, Colombia di Maturana, Freddy Rincón, Valderrama, Andrés Escobar, Álvarez. Colombia, ecco, è arrivata fin lì dopo uno spareggio con Israele, il classico spareggio risolto dal Palomo Usuriaga. E Colombia, ecco, che si trova nel girone con Jugoslavia e Germania Ovest, e nell'ultima partita del girone compie l'impresa, ecco, con un gol proprio di Freddy Freddy, Rincón, che ricordiamo è scomparso anche lui lo scorso compianto. anno per via di un incidente stradale. Sì. Colombia, ecco, che va fuori poi con il Camerun agli ottavi, e fra le sorprese di questo mondiale c'è anche la Costa Rica di Bora Milutinovic. Costa Rica che era arrivata, si era qualificata, però Milutinovic non era in carica. Milutinovic viene chiamato qualche mese prima dai dirigenti della federazione. Costa Rica, diciamo, una squadra fondamentalmente amatoriale perché tutti giocano nel campionato locale. Lui li porta in ritiro nel Tirolo, credo nel Tirolo austriaco. Tipo 6 settimane, gli fa fare un lavoro incredibile di potenziamento,
lavorare a livello fisico. Poi vanno in tournée in Nord America, ne prendono tipo 3-4 da squadrette statunitensi, quindi praticamente lui sceglie di non riportarli in Costa Rica, ma andare in Italia, quindi 6 settimane prima, è la prima nazionale ad arrivare in Italia, praticamente ecco, si allena là. E c'è un aneddoto che magari Luca ci potrà, perché hanno le maglie bianconere loro che sono Perché rossi. semplicemente la lavanderia non aveva fatto in tempo il suo lavoro e Boniperti, all'epoca il presidentissimo della Juventus, cioè presidente onorario della Juventus, dona le maglie della Juve al Costa Rica. Loro, quando scendono in campo, si sente il coro dagli spalti: Juve, Juve, Juve. Riescono a battere la Svezia, a superare clamorosamente un girone che contava anche il Brasile, dove perdono, ma facendo un'ottima figura. Poi però le prendono malamente agli ottavi dalla Cecoslovacchia di Skurapi, che Sì, in quel Costa Rica probabilmente dopo politico. c'erano alcuni giocatori che poi verranno in Europa, per esempio Medford, ricordiamolo con il Foggia di Zeman, una stagione, poi c'era Conejo Gabello, il portiere Portiere. che giocò in Spagna, fu poi colui che raccomandò Keylor Navas all'Albacete, poi c'era Juan Cayasso che segnò il gol di vittoria contro la Scozia, che venne a giocare in Germania, per esempio. Ovviamente ebbero una delle carriere modeste, però ecco, si fecero conoscere e ancora è tuttora ricordata come una grandissima squadra nelle memorie dei tifosi del Costa Rica. Chi invece non ebbe grosse memorie del Mondiale del 90 fu la Spagna, che venne eliminata dalla Jugoslavia agli ottavi. Spagna trascinata da Martin Vázquez, giocatore più in forma della squadra, allenata, ricordiamolo, da Luis Suárez, Luisito Suárez, ex giocatore dell'Inter di Eleno Herrera negli anni 60. Però quella lì fu un mondiale che fece un po' la spartiacque fra la generazione del Buitre, che in quel mondiale avrebbe dovuto consacrarsi, invece praticamente fu il canto del cigno, e quella successiva che poi vedremo negli anni 90 dei Baquero, dei Guardiola, Luis Enrique, ecco che in questo mondiale dei Hierro c'era il mondiale come panchinaro, però credo non giochi mai, sono entrato in qualche spezzone, però ecco, fondamentalmente fu un'edizione abbastanza deludente della Spagna, che ci aspettava molto di più. Negli ottavi, ecco, oltre alla Jugoslavia e Spagna, ci fu lo scontro fra Germania e Olanda a Milano, che vide San Siro diviso in due, la Milano nerazzurra a supportare l'Inter, scusate, la Germania Ovest Questo dei Klinsmann, Matthäus Brehme, la Milano rossonera a supportare l'Olanda dei Rijkaard, Gullit e Van Basten. Qua vince la Germania, un po' la rivince dopo la sconfitta in semifinale dell'Europeo dell'88, e poi ci fu un siparietto che a distanza, diciamo, lo ricordiamo con sorriso. In quel momento non fu tanto così, perché diciamo, fu un bruttissimo gesto da parte di Frank Rijkaard, che sputò a Rudi Völler. Di solito, diciamo, due persone, personaggi, diciamo, sempre abbastanza calmi sul campo, però quel giorno perse la testa Rijkaard, sputò Völler, reagì e furono entrambi espulsi. Dopo un po' fecero pa la pace, ci fu anche un curioso siparietto, perché diciamo, fecero una pubblicità assieme, che vanno a fare colazione, spalmano il burro, cioè la marmellata sul pane, quindi facciamo un'operazione pubblicitaria per far vedere che le divergenze erano state messe da parte. E poi ovviamente l'ottavo più interessante fu quello fra Brasile e Argentina, e qua fu Diego Maradona plus Caniggia contro tutti, perché fu una partita probabilmente, ecco, dove Diego si superò forse come prestazione leggermente inferiore a quella con l'Inghilterra, ma poco ci manca, no Luca? Guarda, l'Argentina fece una partita totalmente difensiva. Tra l'altro, Argentina e Brasile non si sono incontrate raramente nella storia dei mondiali, ma si incontrano 3 volte di fila in 4 edizioni, nel senso che 78, 82,
saltano solamente l'86, probabilmente per fortuna degli argentini. Era un Brasile abbastanza solido che era uscito ai rigori solo contro la Francia. E si rincontrano gli ottavi di finale del 90. È un Brasile tiracalci fondamentalmente, come l'Argentina, ma ha un tasso tecnico e una probabilmente una forza proprio di squadra superiore in quel momento. Negli ultimi 20 minuti qualcosa cambia. Il Brasile, che ha preso due pali, di cui uno con Alemão. Alemão e Carrega sono probabilmente i migliori giocatori di quel Brasile, e giocano contro il proprio compagno di squadra che ha appena vinto il secondo scudetto, che è il loro capitano Maradona. A quel punto qualcosa cambia. È probabile che ci sia stato una specie di lassativo, oppure una sostanza particolare nelle borraccine che vengono distribuite dagli argentini e finiscono nelle mani dei brasiliani. Tant'è vero che quando gli argentini stanno per bere, il dirigente fa: no, bere, non bere, non bere, non bere assolutamente. Si vede Diego Armando Maradona nel cerchio di centrocampo che si gira, salta un avversario e comincia a partire in progressione. Va in slalom nei confronti di due difensori avversari e con la punta del piede riesce a lanciare Caniggia, che salta Taffarel e segna il gol decisivo per l'1-0, ed è anche la prima volta che l'Argentina batte il Brasile ai mondiali. Si ritroveranno ai quarti di finale contro la Jugoslavia, e anche in questo caso sale in cattedra Goicoechea, perché para due rigori. Uno dei quali è stato scritto addirittura un libro, che è l'ultimo rigore di Farouk, se non sbaglio, Sì. Farouk Hasybegic. Tra l'altro, piccolo, piccolo aneddoto per ricollegarmi a Jugoslavia-Spagna degli ottavi di finale: segna una doppietta Pixi Stoikovic, che all'epoca era stato la stella indiscussa della grande stella rossa di Belgrado del fine degli anni 80, ed era in procinto di passare al Marsiglia. Quella partita si gioca a Verona. E il presidente del Verona si innamora perdutamente di Stojkovic. Quando Stojkovic si rompe il ginocchio destro, e il Marsiglia lo tiene praticamente fuori squadra per un anno, per fargli riprendere la condizione lo deve dare in prestito a una squadra, per fare il posto anche da un punto di vista degli stranieri. Lo prende il Verona. Giocherà nel Verona nella stagione 91-92, purtroppo non lasciando il segno, la squadra retrocede. E lui, tra l'altro, non riuscirà poi neanche a giocare agli europei, che si era guadagnato nelle qualificazioni, perché la Jugoslavia poi va incontro alla guerra che tutti conosciamo. Tra l'altro quel Farouk Hasybegic di cui parli, jugoslavo di Bosnia ai tempi, fu anche l'ultimo capitano della Jugoslavia in una gara ufficiale, era un'amichevole contro l'Olanda in preparazione al mondiale, scusatemi, all'Europeo del Europei. 92. La Jugoslavia perse 2-0, nessuno ancora sapeva che la Jugoslavia a quell'Europeo non ci sarebbe andata perché per via delle sanzioni NATO sarebbe stata esclusa da quell'Europeo facendo posto alla Danimarca che poi avrebbe vinto l'Europeo. È l'ultimo capitano dei Plavi in una partita della Jugoslavia. E si arriva alle semifinali. Si Si arriva arriva alle alle semifinali, dove semifinali. l'Italia, che Sì. ha dominato fino a quel punto i mondiali, si trova per uno strano scherzo, non direi del destino, ma della programmazione FIFA, si ritrova l'Argentina in semifinale. La FIFA probabilmente non si aspettava che l'Argentina potesse arrivare seconda, anzi, se non sbaglio, arrivò addirittura terza. Per differenziare con la Romania nel girone, in un girone con Camerun, Romania e Unione Sovietica, e quindi era tutto apparecchiato per una finale Argentina-Italia. Non sarà assolutamente così. La finale se la guadagnerà ancora una volta l'Argentina, stavolta Maradona, rispetto alla partita con la Jugoslavia, segna il suo rigore. Posso testimoniare sulla buona fede dei tifosi napoletani in quella partita. È chiaro che il tifo per l'Italia non fosse caldissimo come era stato a Roma, però il pubblico del San Paolo si schierò comunque in favore dell'Italia, nonostante le esortazioni di Maradona. È da annotare però che sul calcio di rigore segnato da Maradona ci furono applausi e non fischi.
i rigori per l'Italia li sbaglia Donadoni e Aldo Serena. La sconfitta verrà imputata dalla stampa, soprattutto a Walter Zenga, che subisce il gol di Caniggia di testa dopo che l'eroe indiscusso di quel mondiale era stato Totò Schillaci, aveva portato in vantaggio l'Italia dopo un'incertezza di Goicoechea. Sì, è stato un po' un peccato perché, diciamo, ci avevamo fatto tutti l'acquolina a bocca, che sarebbe stata la nostra estate, un'ottima agile, però purtroppo il pallone è rotondo e è uno sport che si gioca con i piedi, quindi va messo in conto anche il cambio di programma. Chi gioca le semifinali è anche l'Inghilterra che si ritrova una buona squadra, Robson fra le mani, fra cui spicca oltre a Gary Lineker il centravanti, troviamo Platt che poi giocherà in Italia con la Juventus, c'è Chris Waddle, ma soprattutto c'è Paul Gascoigne, un talento ancora giovane perché è la sua prima apparizione internazionale, che trascina la squadra fino alle semifinali. Dopo c'è la solita, qua nasce il mito del Lineker che dice che il calcio è uno sport che si gioca 120 minuti, poi si va ai rigori, passano i tedeschi, perché ovviamente ecco, cioè, l'Inghilterra viene sconfitta ai rigori. Tra l'altro Gascoigne viene ammonito durante la semifinale, quindi avrebbe comunque sia perso la finale. Gascoigne, la cui carriera, quello diciamo, secondo me fu il punto più alto della carriera, perché poi dopo lui si infortuna subito la stagione successiva, già quando viene acquistato dalla Lazio. Arriva in Italia, fa comunque sia degli ottimi campionati, però poi tende sempre a esagerare fuori dal campo, tende a infortunarsi spesso e alla fine, ecco, poi il non sapersi controllare gioca a suo sfavore perché poi fondamentalmente la carriera poi da partire dal 90, l'ultimo grande Gascoigne fu nel 96 l'europeo, però poi da lì in poi. E qua ci fu un'aneddota sulla sua, perché Gascoigne era iperattivo e il giorno prima della semifinale con la Germania Robson scende nella hall dell'hotel e vede Gascoigne in calzoncini corti senza maglietta completamente sudato. E quindi domanda: che fai, Gazza? Dice: no, sto giocando a tennis qua con questo ragazzo, con un ragazzo dell'hotel. E gli fa: ok, però domani c'è la semifinale. Dici: dai, su, smetti. Ah, ok, vai. E mi sembra Chris Waddle racconta l'aneddoto e gli chiede: Gazza, quanto è il punteggio? Ah, stiamo a 6-5 al quinto set. Quindi aveva giocato tipo 4 tennis. Classic Gaza, Sì, classica. classico Gazza. Infatti, quando rientrano in aereo a Luton, lui si presenta con un coso con le poppe finte, con la trippa. Ho scritto Gazza sul coso. La prima cosa che Invito. dice: siamo atterrati a Luton perché è qua dove è finito il pallone che ha calciato Waddle, che calciò Alex finale. Oddio, E i ragazzi. tedeschi vincono anche la finale, e tra l'altro, a mio parere, una delle più brutte finali dei mondiali mai viste. Non so voi, forse Io ho con la fortuna di quella, ricordarmela poco, avevo un anno, l'ho vista più di USA di 94, una delle più brutte finali. Non so Luca che ne pensa, però No, terribile. Il sì. rigore, diciamo, l'intervento, se non Inventato. sbaglio, lo fa Sensini, rigore inventato. E diciamo che l'Argentina, dopo quello che era successo, non avrebbe mai potuto vincere quei mondiali. A mio modestissimo parere, non l'avrebbe neanche meritato. Vince la Germania Ovest, che si dimostra la squadra comunque più solida di quella manifestazione, tenuta sul pareggio solo dalla Colombia nel girone eliminatorio e sul pareggio anche poi la partita vinta ai rigori nella semifinale contro l'Inghilterra. Se Italia 90 è un mondiale che fa da cesura storica fra il calcio degli anni 80
e il calcio degli anni 90, ma non solo, anche tra il mondo come lo conoscevamo fino alla fine degli anni 80, il mondo poi della fine della storia, per dirla alla Fukuyama, del capitalismo moderno. I mondiali di USA 94 sono un po' l'inizio di quello che andremmo probabilmente a definire il nuovo calcio, un calcio basato sugli sponsor, un calcio basato su un giro di denaro che poco ha a che vedere con quelli che sono poi i reali risultati del campo. Gli Stati Uniti con il calcio hanno un rapporto di odio e disprezzo, quindi non odio e tamo, semplicemente di odio e disprezzo. Odio Odio e d'odio. odio, sì. I Comunque biglietti per prima. i mondiali non vengono venduti e si pensa alla fine di fare in modo che ci vada Maradona a far vendere i biglietti. Dovevamo parlare a proposito di Maradona, appunto dell'altra mano di Dios prima di passare al Sì, Mondiale del l'abbiamo 94. detto. Quello Ah, ok, dell'Unione giusto, no, Sovietica. perché sempre Fredriksson. Colpo di testa diretto in rete sullo 0-0 contro l'Unione Sovietica e Maradona. Io non, ho riguardato il video 100 volte, non ho ancora capito come abbia fatto a non vedere quel fallo di mano, proprio la porta Era via. nettissimo, era Ma lui nettissimo. era a 1 metro, l'arbitro Fredriksson era a 1 metro, era sulla riga di fondo con Maradona, non aveva nessuno che lo impallava. Io non sono riuscito a capire, però ragazzi, così Fredriksson non era. Non Non votava comunista. riconoscevano i comunisti, diciamo così, non votava comunista, no. No. Andando Direi di no. ai mondiali del 94, oltre al mondiale in sé per sé, ci sono le qualificazioni che regalano sorprese incredibili. Innanzitutto, ecco, l'Inghilterra viene eliminata e nell'ultima giornata prende gol dopo 10 secondi, 8 secondi da San Marino, addirittura. Quindi Davide Gualtieri diventa l'eroe sammarinese, che perché segna, poi ovviamente perdono, mi sembra 7-1, però ecco, hanno segnato. Quindi quel gol fu. San Marino due gol totali in quelle qualificazioni, quello e uno con la Turchia, e penso due gol in un girone di qualificazione non l'abbiamo mai più fatti nella storia, credo, San Marino, due nel solito girone di qualificazione. E nell'ultimo turno, ecco, l'Italia si gioca la qualificazione contro il Portogallo, dobbiamo vincere per forza e vinciamo, o meglio, forse ci basta anche il pareggio, credo, però comunque sia vinciamo a Milano contro il Portogallo e nel girone dove c'è Spagna, Danimarca e Irlanda c'è un bellissimo ultimo turno perché la Spagna è la Danimarca arriva come prima e è campione d'Europa e sotto vi sono Spagna e Irlanda. La Spagna-Danimarca si gioca a Siviglia, dopo 10 minuti è espulso Zubizarreta, quindi Spagna che deve vincere per forza, entra Canizares che esordisce con la Spagna e fa la partita della vita. La Danimarca non riesce a segnare. Segna invece Hierro che dà i 2 punti alla Spagna e che passa il turno, mentre dall'altra parte c'è Irlanda, Irlanda del Nord, negli anni 90 erano ancora il periodo dei Troubles, e 1-1 e passa all'Irlanda. Il Galles sfiora sempre nella stessa giornata, l'ultima giornata all'epoca si giocava tutto in contemporanea, anche fra differenti gironi. Il Galles gioca in casa contro la Romania all'occasione. Per vincere stanno 1-1, Paul Baudin spara il pallone sulla traversa della porta difesa della Brunea e poi nei minuti finali segnerà Ducioi per la Romania, quindi Romania ai mondiali, così come la Bulgaria. E qua c'è, questo diciamo, è il top dei top, la crème della crème delle mancate qualificazioni, ovvero la Francia che fino a un secondo prima della fine passa il turno, poi Ginola compie l'errore che in ogni scuola calcio ti insegnano di fare il contrario, lui invece non tiene palla, la crossa nel capovolgimento di fronte, Costadino segna il 2-1. Spagna, Francia a casa e Bulgaria mondiale, quindi questo diciamo fu abbastanza emozionante. Tu, Luca, che ne pensi di questi gironi di qualificazione?
soprattutto Guarda, della Bulgaria. io dico sempre che i mondiali si giocano ogni 4 anni, ma si giocano per 2 anni, non sono confinati a quello che accade nel mese dove poi c'è il paese ospitante, insomma, quindi tengo moltissimo alle qualificazioni ed è straordinario quel girone, perché è vero che la Francia esce, ma è prima a 2 giornate dalla fine. Perde in casa con Israele 2-3 e poi perde con la Bulgaria 2-1. E quel girone arriva prima la Svezia, e Svezia e Bulgaria finiranno terzo e quarto ai mondiali di USA 94. Quindi non è assolutamente un girone banale, il che mi fa innanzitutto riflettere su due circostanze. La Francia era una bella squadra, c'era Lamas, c'era Cantona, Papen. C'erano Papin, c'erano diversi calciatori di talento. E poi mi fa riflettere il titolo di Liberation dopo la sconfitta casalinga dei francesi, titolo emblematico. La Francia è qualificata per i mondiali del 1998, perché in realtà sarà paese ospitante, e dopo aver saltato il 90 e il 94 con un deciso cambio generazionale. Vincerà i mondiali del 98 senza attaccanti, praticamente, perché gli attaccanti ce li ha tutti in panchina. Centravanti era Quindi Givarsi. mitico Givash. Ci provano Givash, Dugarry, esordirono anche Henry e Trezeguet, in realtà. Ma, Sì. poca roba alla fine. Fu il mondiale di Zidane, ma questo lo vedremo Zidane. dopo. E, cosa dire della Bulgaria? Intanto il 1994 è l'ultimo mondiale in cui le squadre dell'Est riescono ancora a dire la loro. Non ci riesce tanto la Russia, perché a parte la cinquina di Oleg Salienko al mio Camerun, ormai in declino, esce ancora una volta ai gironi, questa volta come Russia, non come Unione Sovietica, come ha scritto Nicola l'altro giorno su Football and Life. Già nel 90 si era presentata senza la scritta CCCP. classica, cioè CCCP sulle maglie. Oleg Salienko, che è un carneade, vince il titolo di capocannoniere di quel mondiale insieme a Stoichkov con 6 reti, 5 delle quali appunto contro il Camerun. Però una delle squadre che meglio riescono a figurare in quei mondiali è proprio la Romania, che va, come diceva Yuri, a un passo dall'eliminazione delle qualificazioni mondiali, e invece riesce ad uscire intanto da un girone complicatissimo, perché è inserita nel gruppo dei padroni di casa degli Stati Uniti. Questi sono ancora mondiali come quelli del 90 e come quelli dell'86, dove passano le migliori terze. In quel girone, drammaticamente, viene eliminata la Colombia, che perde malamente dalla Romania, e perde contro gli Stati Uniti, padroni di casa, anche per effetto di un'autorete del capitano Andrés Escobar. C'è un'intervista che gira in rete, rappresenta le ultime parole di Andrés Escobar quando tornano con l'aereo a Bogotà, quindi praticamente una settimana prima di essere freddato dei criminali, purtroppo assassini. E Escobar, con una maturità e la classe che lo contraddistingueva, perché di lì a poco sarebbe stato in procinto di passare al Milan come erede di Franco Baresi nella linea difensiva milanista, dice: è il calcio, siamo andati lì da favoriti perché la Colombia aveva battuto l'Argentina in casa dell'Argentina al Monumental per 5-0. L'Argentina, che fu costretta così agli spareggi, dove venne richiamato Maradona a furor di popolo, spareggi interfederazioni, dove batte l'Australia 1-0 e pareggia 1-1 al ritorno. E la Colombia si presenta a quei mondiali con i favori tra le squadre, insomma, tecnicamente più rodate. Esce per effetto dell'autorete di Escobar, e le parole del capitano quindi restano, secondo me, scolpite nella memoria. Quello che per loro è calcio, per altri purtroppo non lo è.
Noi lo ricordiamo come l'uomo che fu ucciso a causa di un'autorete. A me piace pensare che non fu quell'autorete in realtà a condannarlo, ma fu il sistema di un paese che non ha mai accettato di venire fuori da quello che è il proprio destino di guerra interna, che ancora oggi la Colombia purtroppo subisce. Se digitate su Google Escobar, il primo che viene fuori è sicuramente Pablo, ma il secondo è Andrés e non sarà mai dimenticato. Sì, tu come hai detto giustamente, non fu solo l'autorete, diciamo, il motivo principale della sua morte va attribuito alla delinquenza. Calcio in questo caso c'entra poco. E non so se avete visto Los Dos Escobar, un Certo. documentario che ha fatto ESPN, credo, che traccia un po' la storia parallela dei due. E ovviamente viene sottolineato che se fosse stato vivo Pablo, probabilmente non sarebbe successo niente a lui, non perché chissà quale motivo, semplicemente perché dalla morte di Escobar, praticamente morto il re, c'era la giungla, quindi tutti si ammazzavano con tutti perché qualsiasi narcotrafficante di quelli da quartiere voleva reclamare la fetta Esattamente. del potere e ammazzare un calciatore ti dà nella criminalità un potere, nel senso Anche perché dietro c'è una storia di Toto Nero, credo, nel senso, alla fine sono anche questioni di soldi, poi, tra tanti, l'altro tanti Escobar soldi. era il capitano della squadra di Pablo, che aveva vinto la Libertadores con l'Atlético Nacional de Medellín. Sì, Quindi anche. aveva assolutamente, insomma, godeva assolutamente della stima e del rispetto del proprietario di Hacienda Napoles. Con il suo amico Higuita, che Higuita ricordiamo nel mondiale non c'è perché era in galera, perché Higuita aveva contatti con i narcotrafficanti e aveva aiutato una famiglia a liberare una bambina da un sequestro. Ovviamente questo era considerato attività criminale e quindi Gita viene messo in galera e salta il mondiale. Qua volevo far vedere perché come hai detto tu, la FIFA con il mondiale degli Stati Uniti voleva fare un tocco hollywoodiano della cosa, però Blatter fu trollato clamorosamente da Robbie Williams, che lo chiama: "Ah, Mr. Blatter, so nice to meet you. I've followed you for so many years." Ovviamente storpia il nome da Blatter a Bladder, che significa in inglese vescica. Quindi da quella volta credo che non hanno più invitato nessun comico ai No, sorteggi. Comunque, Blatter poi fu Blatter terribile. era uno che se la prendeva anche poco, Sì. In poco permaloso. questo mondiale troviamo la Nigeria, una delle novità, Nigeria che è forte, che poi Fortissimo. vincerà anche l'Olimpiade del 96, e la Nigeria, insomma, fa un ottimo torneo. Ovviamente ce la leviamo noi dalle scatole, però ci fa soffrire l'anima. Sì, se posso permettermi, l'Africa riesce a mandare nella storia dei mondiali tre nazionali ai quarti di finale. Il Camerun che esce contro l'Inghilterra ai supplementari, di Italia 90, il Senegal, nel 2002 e il Ghana nel 2010. Ma la squadra che più è andata vicino a vincere i mondiali, la squadra africana che più è andata vicino a vincere i mondiali è quella Nigeria, che era nettamente tra le squadre più forti. Era più forte fisicamente, era più forte atleticamente e dal punto di vista tecnico aveva un attacco con Amokachi, Amunike e Yekini, che dei tre è l'unico che poi non andrà alle Olimpiadi di Atlanta 96, dove la Nigeria batte l'Argentina in finale anche con un gol
abbastanza contestato. Gol di Cano, giusto? Sì, per fuorigioco, insomma, Chamotte si era fermato, ma aveva anche una linea difensiva di tutto rispetto, era forte sulle fasce, il portiere Rufai, che era il capitano, era un ottimo portiere. La Nigeria perde nei gironi contro l'Argentina, dove Maradona regala l'ultimo assist della sua carriera in nazionale a Caniggia, ancora una volta. Uno dei suoi bersagli preferiti, e c'è un aneddoto che riguarda ancora Diego prima di uscire dal campo, accompagnato dall'infermiera che poi lo porterà nell'ultimo fatale test antidoping con la maglia della selezione, dove insomma le teorie complottiste si sprecano, ma non sprecherò parole in questo caso per questo. Gli argentini avevano vinto la prima partita contro la Grecia 4-0, dove Batistuta si prende anche il lusso di calciare l'ultimo rigore perché Diego vuole che diventi capocannoniere. Maradona segna il suo ultimo gol in nazionale al termine di un'azione fantastica dove gli argentini si scambiano la palla 4 volte nello spazio di mezzo secondo e Diego calcia all'incrocio. Tra l'altro anche questo gol viene narrato da Morales con un'enfasi. Ed è anche l'unico gol dei mondiali di Diego che ho visto in diretta, perché nel 90 lui non segna. E questo qui invece l'ho visto in diretta, ricordo esattamente dov'ero. Questo insomma per farvi capire quanto fosse importante Maradona a Napoli, nonostante non giocasse più da 4 anni con il Napoli e si fosse lasciato comunque malissimo. Vi dicevo della partita contro la Nigeria, negli spogliatoi gli argentini escono. Dalla propria stanza vedono i nigeriani che nel frattempo hanno battuto 3-0 la Bulgaria e vedono che sono grandi, grossi, insomma, hanno un po' paura. Diego, che è capitano dell'Argentina, esce dallo spogliatoio e dice: "Ragazzi, lasciate fare a me." E comincia ad andare da ogni giocatore nigeriano a fargli complimenti. Io ti ho visto giocare, sei bravissimo. A un certo punto tutti quanti si fanno la foto con Maradona, che non ci possono credere che lui conoscesse i nomi di tutti i giocatori della Nigeria. Li conosceva tutti. Allora, ti ho visto giocare, sei bravissimo. Guarda, per me è un onore giocare con te. Come Maradona che dice no, comunque entrano in campo i nigeriani, non lo vedono e non lo sentono per tutta la partita. Maradona fa quello che vuole. Insomma, questo per dire un po' la scaltrezza di Diego, che purtroppo poi uscirà dai mondiali per l'efedrina, l'Argentina non si riprende più e esce, dopo aver perso con la Bulgaria, che quindi riesce a qualificarsi, esce contro la Romania per 3-2 ottavi di finale, una delle partite più belle di quella edizione, dove si affrontano Agi e Battistuta, che venivano dalla Serie B italiana. Avevano giocato e vinto il campionato, uno con la Fiorentina e l'altro con il Beh, Brescia. penso com'era il livello. Sì. Tornando alle altre partite, il 28 giugno hai nominato Salenko, però nella sfida fra Russia e Camerun c'è anche un altro record perché Roger Mia segna il gol più Ancora lui. anziano, il giocatore più anziano a segnare. Mentre un giorno dopo c'è un'altra sorpresa, perché abbiamo detto la Nigeria, però l'Arabia Saudita passa il turno e lo fa con un grandissimo gol, un assolo di Ouattara che salta, si beve completamente la difesa del Belgio e segna il gol di 1-0 che manda l'Arabia Saudita agli ottavi di finale. Anche questa è una bella storia da raccontare. Che nasconde una storia a suo modo anche triste, perché Ouattara con questo gol diventa la persona più importante d'Arabia Saudita dopo il re, praticamente dopo Re Fahd, e poi l'Arabia Saudita perde agli ottavi di finale, tra l'altro l'unica qualificazione agli ottavi di finale dell'Arabia Saudita, la prima, poi perdono contro la Svezia e torna a casa, lo viene accolto ovviamente come un eroe, no? E di solito quando questi giocatori fanno questi exploit al mondiale, poi diventano bersaglio delle formazioni europee o comunque di formazioni di livello. L'Ouattara invece viene convinto, diciamo così, a rimanere in Arabia Saudita dal sovrano, da Fahd, che
lo vuole vedere giocare in patria, vuole andarlo a vedere, non vuole che lasci l'Al-Shabaab, quindi lo ricopre di soldi, li procura sponsor su sponsor anche molto ricchi, Toyota, Coca-Cola, Ford, quindi anche di marchi concorrenti, che Toyota e Ford. Comunque in Arabia Saudita esiste solo Al-Owairan, in quel periodo, che vince anche il pallone d'oro asiatico quell'anno lì. Tutti questi, diciamo, queste attenzioni, questi soldi, questa vita da nababbo lo portano a una vita di eccessi, come spesso succede, dalle stelle si passa alle stalle, viene beccato in un locale a luci rosse, in Arabia Saudita potete immaginare le conseguenze, viene arrestato, condannato a 3 anni di reclusione. Qui c'è una leggenda, la leggenda vuole che figlio di Al-Owairan, il figlioletto, vada, cioè in qualche maniera riesca a ottenere un colloquio con il re, col sovrano, intercede presso di lui chiedendogli di liberare il padre perché lo voleva vedere ai mondiali di Francia 98, perché nel 94 non l'ha potuto vedere. Il re, mosso a compassione, libera Al-Owairan, lo grazia. Al-Owairan va in Francia a giocare il mondiale, gioca un paio di ispezioni, ma come potete immaginare, è totalmente fuori forma, ingrassato, appesantito e non in grado di disputare il mondiale che fece nel 94. Quindi si può dire che il gol che lo ha consegnato alla storia del suo paese e del calcio arabo, del calcio asiatico in un certo modo, lo ha condannato in parte, perché forse gli ha negato, mi sembra forse del 67, quindi 27 anni, poteva fare qualcosa in Europa, poteva far vedere un po' di sue doti anche in Europa, anche se su quel gol lui stesso ebbe a dire che arrivò fino in fondo, non so se per modestia o per realtà, perché non aveva opzione, cioè non aveva compagni vicino, doveva andare per forza dritto in porta. Poi dal dirlo a farlo, bisogna comunque farlo, se tanto ti parli al piede in un mondiale e fare gol. Al Belgio, che aveva in porta Michel Preud'homme, che vinse il titolo come miglior portiere di quel torneo. È un gol che lo ha sotto 43 gradi, una delle partite più calde della storia del CAD mondiali. Quindi, insomma, un pezzetto di storia l'ha fatto comunque. Peccato, perché sarebbe stato bello vederlo in Europa, vedere cosa avrebbe potuto fare anche qua. Meraviglioso. L'occhiata gli lancia The Wolf qui e dice: ma questo Sì, ma poi non nel vuole andare in 94 porta. ce n'è un altro di personaggio incredibile, che è Campos. Cioè, io non so se avete seguito poi quella la storia a proposito di Blatter, no? La maglietta di Di Campos. quanto fosse permaloso Blatter. Praticamente Campos, lo sapevate, che è il portiere del Messico, che giocava anche in attacco, no? Certo. Faceva l'attaccante, era alto 1,68, il portiere forse più basso della storia mondiale, comunque poco ci manca. E nelle qualificazioni spesso il Messico lo utilizzava come attaccante, come arma, per la sua rapidità, era anche bravo con i piedi, e questa cosa non andò giù a tante nazionali. Il CT della Spagna, Clemente, lo segnalò alla FIFA dicendo: ma perché il Messico può portare 20 giocatori in movimento, io ne posso portare 19 solo, scusate, non va bene. Quindi Blatter aggiunse al regolamento che i tre portieri di ogni nazionale potevano giocare soltanto in porta, vietando di fatto a Campos di poter giocare davanti. Campos si vendicò, perché anche lui non era uno che se la legava per niente al dito, indossando queste famose magliette psichedeliche, no? Di 5.000 colori diversi, che lo hanno, diciamo, fatto entrare nell'immaginario comune. Blatter nel 98, per evitare la possibilità di farli giocare con le maglie variopinte, che si diceva distraessero gli attaccanti avversari, ma era una ripicca per Campos palesemente, vietò le magliette sgargianti ai portieri, le impose a tinta unita, e Campos disse: voleva avere comunque l'ultima parola lui. Allora lui si mise la maglietta dei suoi compagni. Praticamente, quando il Messico giocava in bianco, lui giocava in verde; quando il Messico giocava al contrario, quindi lui voleva avere l'ultima parola. Blatter non ce la fece a sentire Campos.
È una lotta fra personalità Chi la che dura la vince tanto. vince, no? Chi la dura la vince. Chi la dura la vince. Fra le sorprese di USA 94 ricordiamoci anche la Svezia, perché tutti parliamo sempre, quando si parla di moderni Stati Uniti si tende a ricordare Bulgaria, Romania, però in realtà la Svezia arrivò terza, una Svezia che aveva dei giocatori anche qua che poi vennero o già erano stati in Italia, per esempio Thomas Brolin, ex del Parma, Kenneth Anderson, ricordiamolo con Bologna, con Bari. C'era anche Anche Jonas Stern quell'anno lì. Tona Sì. Stern, c'era Giocava nel Napoli. l'Impact che è ex Cremonese che giocò con Arsenal ed Everton, poi c'era un giovanissimo Larsson, Eric Eric Larsson, Anderson. e la coppia d'attacco era Dalin, Kenneth Anderson, per esempio. Martin Dalin andò alla Roma, mi sembra, qualche anno Sì, mi dopo. sembra che sì, però non No, fece no, mi ricordo una figurina forse, Sì, ma e non. c'era in mezzo al campo c'era Ingesson, mitico Ingesson. Class. Sì, è una bella E squadra, quella. il portiere dell'ISK Ravelli. Ravelli. Goteborg, Thomas Sì. Ravelli, C'era e in Thomas difesa. Brolin, sfortunato, si è ritirato all'età di Van Basten, 28 anni se non sbaglio, 27-28 anni, Thomas Brolin, passato anche per il Parma, così come Risto Stoichkov, che dopo il Barcellona poi sarebbe passato al Parma anche lui. Mentre noi avanziamo un po' a stenti, però avanziamo, grazie soprattutto a Roberto Baggio. Ricordiamo la famosa partita contro la Spagna dei quarti, che la Spagna ci fa soffrire più del previsto. 1-1 segnano Dino Baggio e Caminero, poi grandissima occasione sui piedi di Julio Salinas che la tira da Sappajuca sul capovolgimento di fronte, segna Roberto Baggio. E poi il famoso codazzo dei Tassotti a Luis Enrique, che l'arbitro Sandor Puhl non vede. E quindi andiamo avanti, poi battiamo la Bulgaria, andiamo in finale. Dall'altra parte del tabellone arriva questo Brasile, che come abbiamo detto prima era un bottito di centrocampisti di fatica, però davanti c'erano Bebeto e Romario, che come la toccavano la mettevano dentro, quindi occhio al Brasile in finale, anche se poi ecco, la finale fu totalmente una delusione. Non so se ve la ricordate. Sì, come Anestetizzata dal caldo, anche dalla paura, da quello che vuoi. sì, anche perché noi ci arriviamo con i migliori uomini, fondamentalmente, ecco, in cerottazzi. Baresi. Sì. Baresi rientrava dall'infortunio al menisco che aveva patito ai gironi, e Baggio invece era infortunato dopo il problema che aveva avuto in semifinale contro la Bulgaria. Lui segna i due gol, ma non riesce a finire la partita. Beppe Signori è convinto di giocare la finale. In realtà poi Arrigo Sacchi torna sui suoi passi perché, pur non amando Baggio, si rende conto che probabilmente per la stampa sarebbe stato meglio perdere la finale con Baggio che rischiare di vincerla senza. L'unica emozione di quei 120 minuti è un tiro che Pagliuca si vede incredibilmente sfuggire dalle mani, va a finire Mamma sul mia. palo e c'è l'immagine di Gianluca che bacia il palo. Ai calci di rigore poi sbagliano proprio Baresi e Baggio nello stesso identico modo, spedendo alto il pallone. Per il Brasile aveva sbagliato Márcio Santos, e l'unico altro errore poi è sempre italiano perché sbaglia Daniele Massaro con la parata di Taffarel, e c'è la famosa frase del telecronista brasiliano che continuava ad esortare Taffarel per tutta la durata dei mondiali, sa che sua Taffarel, e il Brasile con un giovanissimo. Perso Luca. Perso Luca. Abbiamo perso Luca. Sì, che stava parlando Sì, del no. Brasile. Secondo te, Brasile. Yuri Sacchi poteva fare qualcosa di più in quel Attenzione. mondiale, al di là che siamo andati. Ah, E eccolo. ah, ci siete?
Ti avevamo perso, Luca. Ah, Adesso ti sentiamo, ma non ti vediamo, però ti sentiamo. ok. Avevate perso voi me, infatti, ok, perfetto. No, per adesso la tua immagine è rimasta bloccata, però ti sentiamo. Perfetto. Ok. Io adesso vi vedo bene, quindi Ok. vado a concludere. Il Brasile quindi è 4 volte campione, tetracampeone, diventerà penta nel 2002 e c'è il saluto con lo striscione ad Ayrton Senna che era morto il 1º maggio. Ayrton avanzamos juntos, cioè viaggiamo insieme o tetra è un osso. Quindi la vittoria viene dedicata ad Ayrton Senna che era lo sportivo più importante, insomma, a quel tempo in Brasile ed era venuto a mancare a Imola nelle circostanze che tutti conosciamo. Sì. Io per concludere, abbiamo parlato di Campos, della maglietta fosforescente. Diciamo, il mondiale del 94 fu anche quello di un po' dei look stravaganti, a parte Valderrama che ce l'avevamo visto nel 90, ma c'era Alexis Lalas, per esempio, che poi venne Madonna, che con il mito. fazzoletto, capelli lunghi, chitarrista credo di un gruppo. Ma il look più strano fu quello del portiere Mihailov della Bulgaria, perché prima del mondiale era pelato, si presenta con una chioma incredibile. Credo che all'epoca non fu nessun trapianto capillare, credo che sia stato il primo portiere che ha giocato con la parrucca mondiale, perché il cambio è nettamente drastico. Palese, mamma C'era mia. solo una parrucca nella nazionale bulgara e lui l'aveva rubata a Lechkov, probabilmente. Probabilmente sì. Salutiamo il 94 e passiamo al 98, al mondiale francese, dove, come ha detto Luca, la Francia si è qualificata di diritto. In questo mondiale viene allargata la partecipazione a 32 nazionali, il che vede 5 africane partecipare, 4 asiatiche, per esempio, perché l'Iran batte nello spareggio l'Australia. In Europa non si qualifica la Repubblica Ceca, la finalista europeo, e nemmeno il Portogallo di Rui Costa e Figo. L'Italia è inserita nel girone con l'Inghilterra, vince a Wembley, però poi arriva solamente seconda, quindi è costretta a uno spareggio contro la Russia, pareggio di Mosca, dove gioca Buffon sotto la neve. Poi si gioca al ritorno a Napoli, dove vinciamo con un gol di Casiraghi. Sacchi si è dimesso e al suo posto c'è Cesare Maldini. Quindi si torna un po' alle origini, non più il 4-4-2, ma Maldini, diciamo, risistema un po' la difesa. Credo che gio si giochi con un 3-5-2, sono a 2 punte. Anche qua si arriva al mondiale con un dubbio, perché oltre a Baggio è emersa la figura di Del Piero, c'è cioè Bobo Vieri. Quindi anche qua ci sono un po' polemiche sul coso, però diciamo avanziamo anche qui verso gli ottavi. Qua ovviamente, se guardiamo i gironi, ci cade subito l'occhio fra quello dove c'è USA e Iran, un girone che insomma, che viene, anche qua la FIFA interviene e cerca di farlo un po' come un trattato di pace fra le due nazioni nazionali, diciamo, riesce a metà questo tentativo. Non so voi che ne pensate. No, assolutamente, ma poi la cosa veramente assurda è che in Qatar si ritroveranno ancora una volta ai gironi insieme in quella partita l'Iran ne esce vincitore, una partita da un punto di vista tecnico era ormai ininfluente perché le due squadre erano già eliminate, ma Davicchia soprattutto fa una partita fantastica, l'Iran vince 2-1, con gli Stati Uniti che riescono solamente a fare il volo della bandiera, e sia all'inizio che poi alla fine della partita c'è una foto di rito tra le due squadre con fiori che simboleggia insomma l'amicizia tra i popoli, o meglio,
tra quelli che i baffi li portano ancora oggi e quelli che li portavano nel sud degli Stati Uniti fino agli anni Secondo 70. me l'immagine bella di questa cosa sono proprio i giocatori che al di là delle federazioni, della politica, sono loro che fanno i passi per distendere un po' gli Io animi, no? credo di Anche sì. Credo di sì, credo che alla... questa sia stata una cosa proprio promossa e voluta dai giocatori più che dalle rispettive federazioni, anche perché la bellezza di questa immagine è la sua naturalezza. Non c'è nulla di. Non è un'immagine Staged. costruita. Si vedono i giocatori che credono veramente che quella partita abbia un significato molto più profondo di una. Del semplice calcio giocato in quei 90 minuti. È un messaggio che poi in realtà cade nel vuoto. Loro giocano anche un'altra partita amichevole poi in seguito, in quegli anni, ribattezzata proprio partita dell'amicizia. Poi ci siamo accorti come Stati Uniti e Iran in realtà sono due rette destinate a non incontrarsi mai come filosofia di vita, ma purtroppo a scontrarsi. Se non sul campo di battaglia, ma in una specie di guerra fredda che dura tutt'oggi. Addirittura l'Ayatollah vietò ai calciatori iraniani di andare verso gli americani per stringere loro la mano prima dell'inizio, insomma, una roba che poi fu aggirata dal fatto che furono gli americani a andare verso gli iraniani, quindi nel senso, alla fine la mano se la strinse lo stesso, questa è proprio la miopia, no? L'ottusità. Dei presunti potenti o dei potenti veri, e poi il calcio Ma guarda, riesce a diciamo a sconfinare, no? per com'è la situazione attuale in Iran, siamo anche oltre quei livelli lì, perché France 98, USA e Iran erano ancora scottate da quella che era stata la crisi degli ostaggi di Teheran, ma era accaduta poco meno di Sì, poi 20 anni prima, nel 18 anni prima, 79 mi sembra, quindi sì. tra il 79 e l'80. E che poi lo Shah era filo occidentale, c'è stata Sì, col Reza Pahlavi Comitato. si era rifugiato negli Stati Uniti. Però con quello che sta succedendo oggi in Iran, che in realtà è anche difficile parlarne perché la cosa è talmente fresca che è difficile verificare le notizie e tutto quello che sta succedendo. La situazione sarà anche più scottante. Poi non ci dimentichiamo l'uccisione avvenuta poi in Iraq di uno dei principali esponenti del militarismo iraniano ad opera di un drone americano. Quindi è successo insomma, durante l'epoca del Covid. Voglio dire, se ne discuterà parecchio di questa partita, ma anche questa volta, insomma, di calcio probabilmente ce ne sarà poco. Tornando al calcio giocato, invece, fra le facce nuove, diciamo, fa un po' le sorprese di questo mondiale, ci troviamo innanzitutto la Giamaica, il Sudafrica e la Norvegia. Soprattutto il Sudafrica che veniva dalla vittoria in Coppa d'Africa, dei Bafana Bafana, la generazione con Phil Masinga davanti, con Dr. Kumalo. Insomma, una buona generazione, ecco, che finì eliminata, però insomma, giocando il mondiale fu una grossa soddisfazione. E lo stesso discorso della Giamaica, ovviamente anche la Giamaica fu eliminata, però ecco, poi ci fu la vittoria sul Giappone, poi la Sì. storia dietro di come nacque, diciamo, come fu costruita questa nazionale, quindi ecco, diciamo, La squadra di storie, culto, dai. sì, squadra di Sì. culto. Sì, France 98 è il mondiale delle squadre di culto e probabilmente anche il mondiale dal punto di vista del tasso tecnico più alto perché. Rispetto a quello nonostante insomma il calcio degli anni 90 sia mitizzato sul web, soprattutto al giorno d'oggi, sia il mondiale del 90 che quello del 94 si erano giocati in condizioni che magari, insomma, soprattutto nel 94 non permettevano lo sviluppo di un
di un certo tipo di gioco. Nel 98 invece emerge in tutta la sua potenza la figura di Luis Nazario da Lima, in arte Ronaldo, che in quel momento è il giocatore più forte del mondo, lo dimostra fino a quando, insomma, la salute non decide, insomma, la salute nervosa, ma anche fisica, non decide di abbandonarlo proprio la sera prima della finalissima. Non sapremo mai se quelle convulsioni, insomma, a che cosa fossero dovute. Roberto Carlos in un'intervista ha lasciato intendere che quando vide Ronaldo a terra pensò che stava per morire. Insomma, addirittura alcuni medici hanno suggerito che avesse avuto un mezzo infarto. Il giorno dopo il Brasile non avrebbe mai potuto vincere quella partita. Poi la doppietta di Zidane e il gol di Petit sono il risultato del campo, ma il risultato tecnico era stato probabilmente deciso già prima. Sì, tornando al discorso del tasso tecnico di quel mondiale, indubbiamente sì, c'era tanta roba, perché l'Argentina, per esempio, era una squadra con Fortissimo. Battistuta, Crespo, Verón, Burrito Ortega, quindi c'era Claudio Lopez, il Piojo Lopez, squadra Diego Simeone, per esempio, completissima. La stessa Fortissimo. Olanda che poi elimina l'Argentina, cioè c'era il blocco Ajax, quello che ha vinto la Coppa, più gli altri giocatori che erano in giro per l'Europa, tipo Bergkamp, per esempio, Stam, cioè una squadra che Overmars, il mio amore sì, assoluto. Overmars, Zenden, Jonk, comunque sia, che all'Inter visto come è un po' un bidone, lo stesso Bergkamp, per esempio, però cioè, Si era un arrese altro solo ai livello rigori al di Brasile, eh? giocatore. Sì. Squadra. Una squadra molto ma molto competitiva. Poi c'è anche stata l'Inghilterra, che anche l'Inghilterra va fuori contro l'Argentina ai rigori, però c'è la sensazione di Michael Michael Owen. Owen che ci fa innamorare tutti quell'estate del 98, perché comunque sia fa quel gol all'Argentina impressionante. E anche qui la generazione di Beckham era la primavera esperienza. Beckham stesso si fa butta fuori proprio contro l'Argentina per uno stupido fallo di reazione su Simeone. E comunque sia c'era Shearer, Sheringham, i Neville, quindi insomma era un'ottima l'Inghilterra. Sol Campbell dietro, quindi. Forse non c'era la squadra proprio sopra di gran lunga rispetto alle altre, no? A parte il Brasile che c'aveva Ronaldo che giocava un campionato a parte, nel senso, no? Giocava un altro sport. Però poi le altre, il livello delle big era molto livellato. Sì, ma infatti parecchie partite sono decise ai rigori, per esempio Inghilterra-Argentina ai rigori, Olanda-Brasile stesso ai rigori, mi sembra anche Argentina-Olanda fu decisa ai rigori a supplementari, no, forse supplementari quella con Poi c'è gol. l'esplode della Croazia. Sì. Esatto, L'Olanda vince con la giocata di Bergkamp negli ultimi minuti. la La Croazia palla sulla testa di Ayala e perde poi la Musiala in gol esterno. semifinale ai supplementari con la Francia con la doppietta di Thuram. Quindi noi perdiamo i rigori, ecco, cioè, la nostra immagine è quella di Mamma mia, che Villaggio. pugnalata questa. Quindi fu equilibratissimo perché, ripeto, anche la stessa Francia, anche col soffrì contro il Paraguay, vinse 1-0 col, mi sembra, Golden Blanc. goal, golden goal di Golden goal. Blanc. Gol di Blanc, quindi ecco, tutte le squadre che arrivarono quantomeno ai quarti, ma anche agli ottavi, erano tutte potenziali campioni. Sì, perché proprio l'introduzione del golden goal era un po' un deterrente ai supplementari, perché le squadre poi sortì l'effetto opposto, che le squadre invece di provare a vincere la partita avevano paura di scoprirsi e fondamentalmente, Eh a parte la rete di Blanc, finivano quasi tutte ai rigori. sì. Eh sì. stato, parlavamo prima del Sudafrica, c'era un aneddoto su Dr. Kumalo proprio, giocatore che lui giocò nel campionato argentino, ha cioè 4 presenze con il Ferrocarril Oeste negli anni a metà anni 90, quindi credo sia il primo giocatore africano a giocato nel campionato argentino, o forse anche di tu è l'unico. Unico forse, ora guarda, bisogna che mi vada a controllare perché io quando queste cose mi sale la scimmia.
e bisogna che la Beh, lui controlli diciamo che live. paura non ne aveva perché giocava ai derby tra Orlando Pirates e Kaizer Chiefs, quindi era uno che di paura certo non ne aveva. Poi il Sudafrica esce tra l'altro con una doppia autorete di Pierre Issa, Pierissa. e mi ricordo ancora i titoli di giornale il giorno successivo a quella sconfitta, Issa, quindi. Vabbè, questo era telefonatissimo proprio No, no, è questo. vero, però, eh. È vero, Sì, cioè, mi il ricordo, comprai titolo il giornale dei mondiali e c'era il Sudafrica era incredibile. titolato Issa. Tra Mamma l'altro mia. venne espulso Zidane in quella partita per una capocciata e non si ripresentò poi. Diciamo che Zidane con i piedi era una roba tecnicamente mostruosa ai livelli di Maradona, di Vladimir e altri, se non superiore. Con la testa anche ci sapeva fare, però molto spesso nella sua carriera più che colpire il pallone colpiva i giocatori avversari. A parte che nella finale Quindi del mondiale, per l'appunto, dove fece gol di testa, è proprio. aveva insomma la tendenza a colpire di testa qualunque cosa gli si parasse Sì, davanti. sì, 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 sì. A me di quel mondiale è rimasta impressa la Croazia in una maniera, queste maglie a scacchi bianche e rosse bellissime. Fantastico, Io avevo 9 anni, è il mondiale che mi è rimasto più impresso in assoluto, anche in quelli successivi, anche della vittoria italiana del 2006. Per me proprio rappresenta il 98, per me, penso che chiunque abbia la mia età o qualche anno di più, è l'anno del calcio. Quel 98 è veramente un anno, la finale tutta italiana di Coppa UEFA, tra Inter e Lazio, insomma, tante tante cose. La Croazia che viene dalle ceneri della Jugoslavia. La Jugoslavia, se non mi sbaglio, quell'anno, che sarebbe poi la Serbia di adesso, giocò il mondiale chiamandosi ancora Jugoslavia, anche se non era una Jugoslavia unita, ovviamente. corretto, sì, proprio così. Però aveva la Croazia. Si era lanciata dalle ceneri della vecchia Jugoslavia del 90, Prosinecki, Šuker, non mi ricordo se Boxić andò al mondiale, però un attimo di al mondiale 98, un attimo di lapsus, però È insomma, infortunato, mi pare che non ci vada al vedi, mi mondiale. sembrava che non. L'attacco è Šuker e Secondo me Vlahović. no, c'era Vlaovic. Vlahović. No, non mi ricordavo di se era andato o no, C'era perché. Vlahović che aveva giocato nel Padova e poi c'era Sì. Šuker che aveva appena vinto la Champions League con il Real Madrid in finale contro la Juventus 1-0, gol tra l'altro del serbo montenegrino all'epoca per lo jugoslavo, più o meno come chiamatelo come vi pare, Predrag Mijatovic. È una generazione di una classe La allucinante questa. Croazia, tra l'altro, giocava o 3-5-2 o 3-6-6-1. Vlasevic era l'allenatore, Ladic in porta. Poi c'erano giocatori veramente di culto perché c'era Asanovic che era appena retrocesso con il Napoli, Vero. facendo il record negativo di punti. Alyosha a Napoli detto la paposcia, cioè la pantofola Asanovic. Il poverino si chiama Alyosha, a Napoli giustamente come Vabbè, facemmo unici. tifo era la paposcia Asanovic. E Prosinecki non era titolare. Prosinecki non era titolare, giocava contendeva il posto a seconda che giocassero 3-6-1 o 3-5-2 proprio E poi c'era con Mario Vlahović. Stanic, insomma, Mario Stanic c'era a destra e Robert Tjarni a sinistra, Boban, insomma. davanti, davanti poi Boban e Soldo davanti la difesa, e centrale difensivo invece era Slaven Bilic, che poi è diventato allenatore, insomma, C'era secondo me di un buon Stimac e livello, con Dario risultati alterni, Scimici, insomma. Stimac, Dario Scimic, insomma era una bella squadra al di là della paposcia come regista, Inserita in un però. girone di culto Argentina, Croazia, Giamaica, Giappone. Io ho questo ricordo dell'album delle figurine del Mondiale 98 Poi, e mi passavo. fantastico, quell'album è meraviglioso. Io penso che l'abbiamo avuto un po' Bellissimo. tutti. Tutti, Tra l'altro, tutti tutti. abbiamo tifato per la Giamaica contro il Giappone, che all'epoca ancora non aveva una grande tradizione, era praticamente alla prima partecipazione degli anni 90. Poi sarebbe stato
un abitué dei mondiali, Croazia che elimina poi la Germania con un secco 3-0, Germania che l'aveva eliminata alla sua prima partecipazione invece agli europei 2 anni prima, l'aveva battuta 2-1. E tra l'altro la Germania era stata il paese europeo che maggiormente aveva promosso e difeso l'indipendenza croata durante, diciamo, le guerre balcaniche. Sì, tanto calcio e politica si intrecciano sempre, no? In qualche Non modo. si possono separare. No. Purtroppo per la Croazia, dopo il gol di Schuker contro i padroni di casa della Francia, segna una doppietta Thuram che in oltre 120 presenze in nazionale ha segnato solo 2 gol. Quindi Due gol, incredibile, veramente. e poi viene espulso Blanc dopo una Blank. sceneggiata da premio Oscar da parte di, mi sembra, Bilic. Cioè praticamente l'arbitro lo caccia, però praticamente non gli ha fatto nulla. E quindi si perde la finale dove c'era il rito, il bacio di Blanc a Barthez, però stavolta dico. Tanto c'è un aneddoto, cioè c'è una statistica che la difesa composta da Desailly, Blanc, Lissarassu e Thuram non ha mai perso una partita giocando assieme. Follia, questa è follia Come veramente. Garrincha e Pelé, praticamente. Blanc Una volta che che hanno bacia trovato la testa di i Barthez. quattro moschettieri, non hanno mai perso. Tra l'altro in Norvegia quell'anno lì dicevano che c'era un giocatore più forte di Ronaldo che si chiamava Tore André Flonaldo e lo dicevano perché oltre appunto al 98 dove segnò e fece l'assist nella partita finale del girone contro il Brasile che eliminò il Marocco con scene di isteria, di pianto del Marocco contro la Scozia in campo, perché fino a 10 minuti alla fine il Brasile stava 1-0 e il Marocco vincendo con la Scozia sarebbe passata agli ottavi, invece poi Dorian de Flo ribaltò tutto. Nel 97 ci fu un amichevole tra Norvegia e Brasile che vinse la Norvegia per 4-2 e Flo fece doppietta. E fu lì che nacque questa stella di Flonaldo che poi andò al Chelsea, vinse la Coppa e le Coppe. E la Norvegia si fermò soltanto contro l'Italia, no? Quell'esultanza iconica di Vieri e Del Piero seduti. Tra l'altro mi piace raccontare e dire, anche so che ci sono degli amici che ci tengono, che il gol di Vieri alla Norvegia a Martin Grodas è stato citato nel film, non so se vi ricordate, Aldo Giovanni e Giacomo, Così è la vita, in una scena dove ascoltano questa partita alla radio e c'è il gol di Vieri per farvi capire quanto quel mondiale poi era entrato prepotentemente, era nell'immaginario, no? Quella partita e quell'esultanza, insomma, un mondiale veramente di immagini e di storie potenti, veramente bellissimo. Sì, Il mio mondiale molto preferito. colorato. E poi la Molto canzone di colorato. Martin che secondo Mamma me, mia! io credo, ora non so, difficile fare classifica, però le canzoni migliori dei mondiali metterei, cioè la mia classifica è la canzone di Ricky Martin, La Coppa della Vita, poi secondo posto Waka Waka del 2010 e il terzo Notti Magiche. Secondo me, cioè nel senso, e rappresenta anche tre scalini anche della mia vita, poi, perché comunque sia nel 90 ero bambino, nel 98 stavo entrando nell'età adulta, nel 2010 diciamo già ero adulto, quindi c'è stato sto rappresentano anche i tre differenti scalini della vita che coincidono poi con i mondiali. Non pensavo fossi stato anche bambino, Yuri, ti dico la verità. Anzi. Io invece non pensavo di essere stato ancora adulto, ancora io mi reputo un bambino. Come dice mio figlio di 3 anni, quando io sono nato piccolo, e quindi Che bello. guarda, ti dirò però sì, forse Notti Magiche, perché poi era la versione italiana. In realtà, che il pezzo di Moroder
la canzone originale è in inglese ed è To Be Number One. Quindi quando noi diciamo notti magiche, quando diciamo Bennato e la Nannini cantano notti magiche, nella versione originale era To Be Number One. Quindi insomma era una canzone fortunatissima, anche perché poi diciamo di culto, però sono d'accordo che Waka Waka, insomma, Shakira non si batte, sarà d'accordo anche Piqué, che poi insomma Perché ha non è molto deciso. d'accordo a quanto pare. Eh no, Piqué ha deciso di portare il picheton da un'altra parte, insomma, diciamo Vabbè. che. Ha cambiato playlist, diciamo. Decisamente. Mondiale anche il 2002, però, eh? Sì, il 2002 fu un mondiale un po' particolare perché secondo me molte squadre, poi lo vedremo insomma durante la spiegazione, molte squadre arrivarono con dei giocatori chiave fritti praticamente dopo una lunga stagione. All'epoca, ricordiamo, si giocava la Champions League in due atti, due fasi a gironi, quindi chi arrivava in finale giocava 17 gare contro le 13 di adesso, quindi 4 gare in meno, ovvero all'epoca in più. Infatti Francia arriva diciamo con le gambe vuote, Italia così così, Spagna lo stesso, Inghilterra solita, Argentina sembrava che dovesse spaccare il mondo, in realtà poi va fuori subito. Il mondiale inizia come subito con una sorpresa con il Senegal, un po' in stile Camerun nel 90, stavolta è il Senegal a battere i campioni uscenti. Anche questa è un'altra storia da mille e una notte. Il Senegal penso che sia stato per la generazione 2002, diciamo Mondiale 2002, quello che era stato il Camerun, proprio nell'immaginario collettivo del 90, proprio ha ricalcato quel percorso lì. Sì, la differenza sostanziale in realtà sono solo due, nel senso che la partita finisce proprio 1-0 con il gol di Papa Bouba Diop. La Francia non andrà oltre il girone eliminatorio, finirà praticamente senza reti, verrà eliminata appunto da Senegal e Danimarca. E poi la storia, diciamo, retro, perché tra Camerun e Argentina, insomma, non c'è fondamentalmente nulla, mentre tra Senegal e Francia è una storia di colonialismo, e quindi è fondamentalmente la nazionale africana che supera la madrepatria. Tutti i senegalesi che magari vivevano in territorio francese, che fino a poco tempo prima tifavano per la Francia, quel giorno si riunirono sotto un'unica bandiera, che era la bandiera del paese che gli aveva dato la vita. Quello che poi avrebbe sperato di fare l'Angola nel 2006 col Portogallo senza però riuscirci. L'Angola non aveva lo stesso talento. Quel Senegal riuscì ad arrivare No, no, assolutamente no. ai quarti di finale, aveva battuto la Svezia Sì, agli gli ottavi, e ottavi. invece esce contro la Turchia, che riesce nella grande impresa di arrivare fino alle semifinali e poi arrivare terza in una partita rocambolesca contro la Corea del Sud. Il mondiale viene organizzato sia dalla Corea che dal Giappone. Il Giappone va fuori subito, mentre la Corea del Sud, diciamo che gode di buona sorte barra favorevoli decisioni arbitrali, insomma, sia tra Io qui ho la Pattoni che gli mia amici spagnoli. visione. Ma certo. La mia visione è che se avesse segnato quel gol a porta vuota, a voglia, quello Bobo. non lo poteva annullare. Quello non lo poteva annullare. Quindi ci sarebbero state molti meno discrepanze, al di là dell'arbitraggio, che vabbè, conosciamo tutti. Sì. Però sono colpe anche nostre quelle là. Ma infatti, secondo me, Yuri però questo ce lo dirà meglio sicuramente, perché noi abbiamo più memoria dell'Italia, però io credo La che Spagna. quello che succede poi alla Spagna nel turno successivo, dove la Corea passa ai rigori, quello che succede alla Spagna più o meno siamo lì, Forse è peggio, penso, forse forse è peggio. peggio. Siamo lì, sì, perché alla Spagna annullano un gol a Helguera che
una spinta inesistente che solo lui e il Gadur ha visto. Poi c'è il famoso cross Joachim che segna Morientes di testa, la palla non è uscita ma nemmeno per sogno, e segnare in via dal fondo. Poi c'è un Luis Enrique lanciato a rete, fermato con un atto fuorigioco inesistente. Più o meno siamo lì con Moreno e il Gandurzo, fratelli di Lecce, avrebbe detto Lino Banfi. Però anche lì, in quel caso, come ha fatto notare Nicola, va fatto un mea culpa, perché la Spagna lo stesso va ai rigori, poi perde. Mea culpa perché la Corea correvano come diavoli. La Spagna pesò l'assenza di Raul, perché Raul si stira nella partita contro l'Irlanda, quindi è in forze. Camacho preferisce non utilizzarlo, perché dice: se lo utilizzo contro la Corea, poi magari se andiamo in semifinali non mi gioca. Quindi alla fine, ecco, è mancata un po' l'ispirazione davanti, e secondo me la Spagna ci aveva tutte le carte in regola per vincerla normalmente. Ovviamente se con arbitraggio normale staremmo parlando di un 2-0 e a casa, però ovviamente l'arbitro gli ha precluso con arbitraggio normale. Abbiamo parlato di un'Italia-Spagna, esatto, anche questo è vero. E niente, Spagna che va a casa, Spagna che aveva giocato bene il gironcino, contrariamente come era successo in precedenza, e poi negli ottavi aveva giocato contro l'Irlanda soffrendo, e lì iniziò a nascere il mito di San Iker, San Casillas, perché Casillas para un rigore nei tempi regolamentari e più ne para due alla lotteria. E quindi Casillas, che tra l'altro era lì, non dico per caso, però il titolare era Canizares si infortuna, un infortunio stupido a casa, sì, la famosa boccetta di Profumo che cade, lui si taglia i tendini, anche lì c'è una leggenda che ufficialmente è una bottiglia di Profumo, però potrebbe essere stata un'altra bottiglia, però cambia poco. Canizares si... però è un ragazzo veramente di sfiga, sfortuna, guarda. Ogni volta che penso a lui penso sempre a momenti drammatici che ha passato, quindi anche in questo caso secondo me il destino ci mette sempre del suo. Leggo questa pagina di AS, leggo in basso: Luis Figo ha proposto ai giocatori coreani di pareggiare. Sì, perché traduco bene. Poi loro perdono. Sì. Loro perdono, sì. Sì, il Portogallo va fuori contro la Corea proprio nel girone. E adesso non so quanto sia affidabile la pagina di AS, però una volta ci fu una pagina di AS con scritto Franco era del Barça. Cioè, nel senso che a volte dipende anche chi era il direttore, a seconda di quello, se magari il pettegolezzo sia più o meno. Comunque, ecco, il Portogallo va fuori clamorosamente con la Corea, quindi l'ultima partita la perde 1-0, e Corea e Portogallo erano a 4. Corea era a 4, Portogallo a 3, dall'altra parte c'erano gli Stati Uniti già a 4 e Polonia a 0, quindi probabilmente non aveva senso pareggiare per i coreani, senso aveva. No, cioè per il Portogallo che senso aveva? Per nessuno dei due, perché rischiavano perché se gli Stati Uniti vincessero comunque sia non sarebbe bastato comunque. Adesso perché gli Stati Uniti hanno perso con la Polonia, però immagino che gli Stati Uniti pareggiavano e non aveva senso. Portogallo era fuori. Era fuori comunque, perché Portogallo perde la prima con gli Stati Uniti 3-2, la seconda vince con la Polonia 4-0, però poi se doveva vincere assolutamente con la Corea che gli era avanti. No, infatti non torna. Sì, torna, cioè non so adesso che calcolo. O ha sbagliato i conti Figo o ha sbagliato i conti AS, a stesso punto. Ma questo a conti fatti sì, ci sta, perché se allora la Polonia vince 3-1 con gli Stati Uniti pareggiando, probabilmente questo magari ci può stare che l'abbia proposto durante la partita,
sapendo il risultato in contemporanea, che la Polonia stava già 3-1 qualcosa, dicevo fateci pareggiare, però che ti devo dire, non Sembra un so. po' tirata per i capelli, dai, un po' Sì, tirata per i capelli. infatti. E niente, come abbiamo detto, la Turchia avanza, è una delle sorprese, vanno a casa in tante, vanno a casa Argentina, Francia, l'Italia, abbiamo detto, casa Spagna, va a casa l'Inghilterra contro il Brasile, quindi avanza la Germania, che dove è una Germania abbastanza operaia, perché Sì. carente di figure, a parte Ballack e Oliver Kahn. E il mondo scopre Miroslav Klose, che in quel mondiale si fa conoscere al grande pubblico e trascina la Germania fino alla finale, dove però dall'altra parte c'è il Brasile di Scolari, un Brasile che davanti c'è l'ira di Dio, dietro è abbastanza operaio, però davanti c'è un'intellaiatura che si permette di far giocare Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo assieme, più Sì. Cafu e Guarda gli Ronaldo. accosciati, Sì. guarda gli accosciati. Poi. Quindi diciamo dalla parte dalla cintura in su, Brasile è corazzata incredibile. Sì, poi Fra Cafu l'altro, di qua, è un Roberto Carlos di là. Cafu e Sì. Roberto Carlos. È un Brasile che aveva cominciato la preparazione con uno schema completamente diverso. Succede che però durante gli allenamenti di preparazione al mondiale, Emerson, che all'epoca era fortissimo, il centrocampista migliore che avevano, decide di farsi qualche turno in porta alla Pelé, no? Anche Pelé amava ogni tanto andare in porta. E su un tiro si lussa la spalla, e quindi ai mondiali non ci va. E a centrocampo il suo posto viene preso da Kleberson, che è un giocatore praticamente sconosciuto in Europa e che fa coppia con l'altro centrocampista che è Gilberto Silva. Il Grandissimo libero. Brasile quindi decide di giocare con il libero e con due marcatori. Quindi giocheranno Lucio e Roque Junior, una mezza pippa, diciamoci la verità, giocava spesso anche in quel di Milano, e Ejmilson gioca libero, però qualità, diciamo, di prima impostazione. È un Regista Brasile che, come bassista. sempre, sì, è un Brasile che, come sempre, è forte quando è forte sugli esterni. E con Cafu e Roberto Carlos in grandissima forma, si permette di tenere in porta Marcos e in attacco tre fenomeni, perché c'è Ronaldo che finalmente è ritornato ai suoi livelli e tra l'altro finirà come capocannoniere di quella manifestazione, tornerà a vincere il pallone d'oro e qualche mese dopo, cioè il 5 maggio aveva perso lo scudetto con l'Inter, questo insomma se lo ricordano tutti gli appassionati di calcio, anche non tifosi di Inter, Juve o Milan. E pochi mesi dopo ritornerà a giocare in quello stadio di Yokohama, però non con la maglia dell'Inter, ma con la maglia del Real Madrid nel Mondiale per Club, dove con le sue reti il Real Madrid conquista il titolo battendo l'Olimpia de Asunción, che era stato campione della Libertadores, abbastanza a sorpresa. È un Brasile, come Quella diceva Yuri, finale. operaio. Scusa? No, ti ho interrotto, vai, vai. È un Brasile, come diceva Yuri, operaio, che va sotto solamente in una occasione contro l'Inghilterra, però riesce a rimontare con il calcio di punizione tirato da Ronaldinho da 35 metri, defilato a destra, che non si Sì. capisce se è un cross o un tiro in porta, ma la parabola scavalca Seaman, che in quanto a gol presi da 40 metri, a Saragossa probabilmente se lo ricordano, quando difendeva la porta dell'Arsenal alla finale di Coppa delle Coppe, è un gran maestro, insomma, dei tiri da lontano, quindi aveva un problema, diciamo, nel vedere partire i tiri dalla lunga distanza, perché poi, insomma, quando poi si entrava in area, Seaman era abbastanza affidabile, copriva la porta con il suo corpaccione, la sua coda di capelli e i baffi. Un grande Quella appassionato finale di contro pesca. la vero. Quella finale contro la Germania me la ricordo benissimo perché ero all'Isola d'Elba, ero l'unico a tifare
tifare per il Brasile perché c'è Ronaldo e avevo penso 100 tedeschi a fianco nello stesso posto, era l'unico a esultare per il gol di Ronaldo. E anche quella me la ricordo veramente molto. Se la ricorda bene anche Oliver Kahn, perché penso sia stata la partita della sua carriera. Sì, decisamente sì. Il momento peccato sbagliato per sbagliare. Peccato perché lui gli danno anche il premio di miglior giocatore della manifestazione a Kahn. Sì, però era giusto che Ronaldo vincesse il mondiale, dai. Dopo cosa gli era successo nel 98, doveva essere il mondiale di Ronaldo, è stato il mondiale di Ronaldo. Decisamente. Tra l'altro lui ha sempre raccontato che quella assurda capigliatura dove ha questi capelli solo davanti, insomma, l'aveva fatto per distogliere l'attenzione su quella che era stata, insomma, gli ultimi giorni da calciatore dell'Inter, se vogliamo, conclusi malamente, insomma, come tutti sappiamo, quella sfortunata partita all'Olimpico. E la vittoria del Brasile è la vittoria comunque di un sistema di gioco reinventato da Felipao Scolari, che è stato un allenatore comunque che ha avuto tante fortune nel corso della sua carriera, si è spesso trovato ad allenare quella che era la squadra più forte, in altri momenti invece insomma è andato incontro a debacle clamorose come quella che poi tra le altre cose accadrà 2 anni dopo alla guida del Portogallo nella finale degli europei, che era lui l'allenatore del Portogallo. E quella del 2014 poi. È quella del 2014 che ci arriviamo. Mineira, se ci arriviamo più avanti, ma insomma. Sì. Beh, si conclude il 2002, passiamo a un'edizione che ci fa tanto felici, quella del 2006 che si gioca in Germania, il sogno di Fritz Walter che però era scomparso 4 anni prima, nel 2002 si giocherà proprio a Kaiserslautern, nello stadio a lui dedicato, la gara nell'anniversario della sua morte, la gara Italia-Stati Uniti, quella finita 1-1, dove fa l'autogol clamoroso Zaccardo e De Rossi viene espulso. Fra le squadre ci sono squadre nuove africane, per esempio il Togo, l'Angola, c'è la Costa d'Avorio, la Tunisia e il Ghana. Dal Centro America arriva il Costa Rica e Trinidad Tobago, poi ci sono le sudamericane dove c'è l'Ecuador e Ivan Caviedes ci deliziò con la maschera, non so, da uomo ragno, non so, da uomo tigre, non so. Da uomo Caviedes, perché non sì, lo sa neanche lui. Dopo il gol, mi sembra, contro la Polonia o contro... Questo no, è il gol del Costa Rica, contro la Costa Rica. 3-0, mi sa, contro la Costa Rica, sì. Lui in realtà omaggia un vecchio calciatore ecuadoregno che esultava con questa maglia, diciamo, da supereroe, in realtà tipo da luchador sudamericano, insomma, poi luchador sono messicani, però in questo caso, insomma, era un omaggio a quel tipo di sport, è un giocatore che era poi deceduto poco prima e lui lo omaggia con questa esultanza che era solito festeggiare così i gol. Però abbastanza coraggioso a mettersi la maschera nei pantaloni per tutta la durata della gara, anche perché poi sicuramente già l'aveva fatto nelle precedenti gare, sì, quando sì, aveva sì, segnato, quindi diciamo, poi l'ha messa in faccia. Ha avuto pazienza. Un po' il trucco alla Zoolander quando si devono togliere la mutanda dai pantaloni senza sfilarsi. E Ecuador che è arrivato passò il girone, cioè si qualificò come seconda, poi fu eliminata dall'Inghilterra agli ottavi. Chi arrivò agli ottavi? Anche la Spagna, con un nuovo allenatore, Luis Aragonés che aveva iniziato a portare delle novità, soprattutto in avanti, dove iniziava spazio la coppia David Villa e Fernando Torres. C'è ancora Raúl, prova a far convivere i due in un tridente assieme a Raúl. Le cose non funzionano granché nelle prime gare, però la Spagna passa il girone e affronta la Francia agli ottavi. Qua la Francia va detto che fa un girone
diciamo, abbastanza penoso perché pareggia con la Svizzera, pareggia con la Corea e poi vince 2-0 con il Togo. Quindi tutti si pensava che la Francia era la frutta, Zidane era la frutta, e qui c'è la famosa portata, prima pagina di Marca, che vamo a mandiamo in pensione a Zidane, che sarebbe ritirato poi da lì a fine mondiale. In realtà poi Francia-Spagna fu un ballo e il direttore dell'orchestra fu proprio Zidane, e Spagna perde 3-1, vanno a casa, tante critiche, eccetera, ad Aragonés, e la Francia va spedita verso poi la finale, ecco. Non era una grande idea stuzzicare Zidane. No. Ovviamente poi dall'altra parte del tabellone arriva il Portogallo che supera la prima battaglia di Norimberga, dove ci furono 4 espulsi e il record di cartellini estratti in una gara del mondiale. E Portogallo che poi batte l'Inghilterra, anche qua polemiche perché Rooney fa un fallo di reazione su Ricardo Carvalho, Ronaldo, che era all'epoca suo compagno di squadra al Manchester United, lo segnala all'arbitro facendo anche l'occhiolino alla panchina come per dire ci ho pensato io, Rooney espulso, si va ai rigori, ovviamente l'Inghilterra esce perché Sven-Göran Eriksson fa entrare Carragher, che credo che abbia mai tirato un rigore in vita sua, per tirare un rigore. Ovviamente chi sbaglia, sbagliano anche, mi sembra, Gerrard e Lampard, però quello decisivo lo sbaglia Carragher, ovviamente. Quindi Inghilterra a Poi lo casa. fa Sì, Ronaldo per l'appunto. quello decisivo poi del Portogallo Fornano. Era una buona Inghilterra sulla carta, però ecco, quella generazione dei Gerrard, dei Lampard, dei Rooney non ha mai trovato poi, a parte l'Europeo del 2004, poi c'è sempre stato qualcosa. Secondo me la squadra più completa in inglese degli ultimi anni è stata quella del 2004. C'era Ferdinand, Campbell, Neville, Cole. Ecco, però gli è sempre mancato qualcosa, a partire da un portiere, e poi ecco, ogni volta c'era qualcosa, o c'era Beckham infortunato, c'era Rooney infortunato, quindi è sempre arrivato Erano quella combinazione. anche troppo rivali nei club, un po' come succedeva alla Spagna prima di quando poi riescono a mettersi un po' d'accordo, a unire le due anime, diciamo quella madridista e quella catalana, e dal 2008 in poi vincono 3 competizioni consecutive. A proposito di quella giocata di Zidane contro la Spagna, Zidane poi gioca una partita sontuosa anche contro il Brasile di Kakà, Ronaldo, Ronaldinho e Adriano, e poco altro. In realtà non era un Brasile così forte come veniva descritto. Ronaldo, tra l'altro, pesava 95 kg, segna contro il Ghana. Il suo record poi verrà battuto, il suo record di gol ai mondiali verrà battuto solo 8 anni dopo, proprio in Brasile, da Miro Klose, che avevamo citato a proposito dei mondiali del 2002. Zidane fa una partita incredibile contro il Brasile, tra l'altro credo che dal punto di vista della prestazione individuale, per tocchi, per giocate, per controllo palla, dribbling, credo sia stata, insieme ad alcune partite di Maradona e di Pelé, la prestazione individuale più clamorosa nella storia delle partite ad eliminazione diretta ai mondiali. Quello che io ho visto fare a Zidane in quella partita, un giocatore tra l'altro era in procinto di ritirarsi, è qualcosa di assolutamente fuori dal mondo. Invito tutti coloro che non abbiano mai visto quella partita, quantomeno a vedere gli highlights su YouTube che si trovano. Quindi la Francia avanza, poi batterà anche dopo il Brasile anche il Portogallo verso la Naturalmente. finale. Dall'altra parte invece ci troviamo noi che superiamo un po' a fatica l'Australia, una ottima Australia guidata da Marc Bresciano, e ci troviamo di fronte alla Germania che è in fase di costruzione, perché è vero che i tedeschi sono arrivati secondi nel Mondiale del 2002, però l'Europeo del 2004 fu un disastro e lì ci fu un cambio in fase organizzativa, praticamente viene chiamato Klinsmann, che si porta dietro un allenatore, fai il secondo, poco conosciuto, si chiama Joachim Löw, che
poi diventerà lui il primo allenatore negli anni seguenti, e si riaccende l'entusiasmo in Germania fino alla famosa partita di Dortmund, dove però non ce n'è per nessuno, come dicono, no, in Val di Chiana, perché ovviamente siamo superiori dal punto di vista di spessore come squadra, perché ovviamente siamo più esperti, arriviamo proprio, come si dice, al momento, al posto giusto, al momento giusto. Non trovate voi che, diciamo, il culmine di quella generazione di Cannavaro, di Nesta? Hanno sparato i fuochi d'artificio fuori da me. Ah, ok, infatti non capivo. No, infatti chiedevo a mia moglie di chiudere il balcone, perché sapevo che poi avrebbero avuto un ritorno di cuffia, conoscendoli, che partono piano a sparare i botti, come l'Italia, no? Parte sempre un po' piano. È il punto, proprio, ma poi proprio durante... Quale sarebbe la ricorrenza il 3 di novembre? Ah no, e credo che abbiano sparato a mezzanotte, no? Ci sarà stato qualche consegna, qualche carico di droga, non so. Ah, ok. Sarà un compleanno, dai. Ah, vabbè, sì, vabbè, tu sei molto più romantico, Lupo. Io insomma, da napoletano penso subito al sodo, insomma, alla consegna di narcotraffico, insomma. Va bene, va bene. No, comunque quella partita era il mondiale dell'Italia, no? Si era visto che da Calciopoli in avanti, di quell'estate, si era creato un clima, non so, sembrava che dovesse aggirare tutto a favore nostro, anche soltanto un episodio che sarebbe stato onesto per qualsiasi altra squadra, che era l'infortunio di Nesta, che ha portato Materazzi a fare il titolare di quel mondiale e ha segnato in finale, quindi è tutta una serie di eventi che ti fa pensare. Poi storicizza tentato suicidio di Pessotto, tutto. E secondo me è proprio classico Italia, no? Quando ci si chiude a riccio e si gioca contro e non per, si gioca per loro stessi, per il gruppo, e contro la stampa, contro gli episodi, contro tutto. L'Italia ha sempre dimostrato, insomma, prima dicevamo della filosofia reazionaria dei brasiliani, l'Italia invece è sempre stata difesa e contropiede, non ha mai avuto un gioco spumeggiante, tant'è vero che al di là di quello che era stato l'infortunio di Totti contro l'Empoli, che poi riesce a recuperare in affanno per i mondiali e fondamentalmente gioca pochissimo e gioca neanche tanto bene, l'unica cosa che fa, segna il rigore decisivo contro l'Australia nel momento di maggiore difficoltà dell'Italia, che è in inferiorità numerica e non riesce praticamente ad uscire dalla difesa contro gli australiani, che comunque, voglio dire, poi non ha un cannoniere dell'Italia, nonostante un attacco di nomi, nonostante Inzaghi, nonostante la Quinta, Gilardino, però i giocatori con più gol sono Toni e Materazzi. Toni ne fa due nella stessa partita. È una cooperativa che gira così, affrontano quella finale con la Francia, che prima, se non mi sbaglio, prima della finale aveva preso solo un gol su azione in tutto il mondiale, quindi una partita anche di difese, una partita di, insomma, però doveva finire così. Non c'era, i giocatori simbolo di quel mondiale per l'Italia sono Buffon e Cannavaro vincerà addirittura il pallone d'oro, quindi questo ti fa capire tanto che l'Italia, quando gioca per non prendere gol, poi riesce anche a vincere competizioni nelle quali non solo non parte favorita, ma addirittura si parlava di eliminazioni precoci. Ha bisogno comunque sempre dello stimolo esterno, come nell'82, come nell'82, nel 2006, e nel 2000 arrivò in finale agli europei con le critiche feroci a Zoff, famosi siparietti con Berlusconi e tutto, la stampa, l'allenatore super criticato. Quando il gruppo si compatta, l'Italia ha sempre dimostrato che alle competizioni arriva in fondo. Il problema a questo punto è entrarci nelle competizioni. Però
quando, ma lo stesso europeo dell'anno Sì, scorso, più o anche meno se lo agli stesso europei diciamo che percorso. si veniva da quella che era il record di vittorie dell'Italia con Mancini, è un europeo comunque strano perché è stato rinviato per il Covid, insomma, le ragioni che Sì, tutti però sappiamo. venivamo dalla mancata qualificazione, cosa che per noi Veniva era da una mancata cosa qualificazione ai mai vista. mondiali, vieni da un decennio abbondante di club Poi ne italiani che non parliamo. vincono nulla. A I livello nazionali. internazionale, quindi sì, Sì. nessuno se l'aspettava, però insomma, gli europei nascondono sempre sorprese. In questo Certo. caso, torniamo ai colpi di testa di Zidane. Prima avevi detto giustamente: è meglio non stuzzicare Zidane. Invece, Materazzi Lo non ha stuzzica per me. ascoltato il tuo consiglio, l'ha stuzzicato anche troppo. Probabilmente, insomma, gli avrà offeso la sorella. Insomma, non è mai stato chiarito del tutto. Fatto sta che questo episodio, però, per quanto insomma l'espulsione di Zidane sia assolutamente legittima a termini di regolamento, va anche detto che l'arbitro argentino Elizondo non si accorge Ah, sì. del fallo di reazione di Zidane. Viene probabilmente, leggenda narra, avvertito dal quarto uomo che nel frattempo l'aveva vista sul monitor, lo richiama la sua attenzione e dice: guarda che Zidane gli ha tirato una testata, deve essere assolutamente espulso. Lui dice: ma sei sicuro? Io non ho visto niente, è avvenuto a palla lontana. E dice: sì, A è termini di sul sistema di regolamento mani. siamo al limite, eh? Nel senso, non Primo essendoci caso di nessuno. VAR non ufficiale. È il primo caso di VAR non ufficiale, almeno io la leggo in questo modo. Poi è chiaro che a termini di regolamento, nel momento in cui tu sai che c'è stata Certo. una testata del genere, un'aggressione fisica di questo livello, e questa è l'ultima giocata della carriera di Zidane. È incredibile. È Sì, poi la veramente scena che incredibile. passa accanto alla coppa, A anche testa qui nella bassa, foto si sì. vede Tra l'altro, iconica, mentre dopo aver giocato un mondiale di quel livello, sì. e poi anche il karma che ritorna perché Trezeguet che ci aveva. Con il Golden Goal agli europei, Esatto, sì, nel 2000. tolto gli europei del 2000, calcia sulla traversa l'unico penalty sbagliato nella serie finale. E il 9 luglio del 2006 l'Italia conquista il suo quarto mondiale. E dalla Germania si va al Sudafrica, il mondiale delle vuvuzela, del Waka Waka, un mondiale, ecco, dove ritorna la Corea del Nord. Fortunatamente non la mettono nel nostro girone, anche se sarebbe Magari. cambiato poco, perché. E qua invece ritroviamo il nostro amico Maradona, che lui diventa allenatore dell'Argentina. L'Argentina che passa per il rotto della cuffia, perché nelle ultime partite soffre tremendamente. C'è il gol, il famoso gol di Volatti contro l'Uruguay, che sancisce il passaggio del turno, però in precedenza c'era stato quello di Palermo contro il Perù, sotto un'acquazzone incredibile. Maradona che si mette a festeggiare una scivolata di panza sul campo del Monumentale. E poi ecco Maradona che fa delle scelte quantomeno opinabili riguardo i convocati, perché non convoca Pupi Zanetti, per esempio. Ecco, Scelte oniriche, però, diciamo, più che opinabili, perché come? scelte oniriche più che Sì. opinabili, perché se Però abbiamo qua letto magari le Nicola ci dichiarazioni. potrebbe dire qualcosa in più, convoca il Chino Garcés. Per questo dicevo oniriche, perché quando Maradona convoca Garcés al posto di Avezzanetti, che tra l'altro aveva appena vinto il triplete, quindi magari sullo slancio, anche se non era più giovanissimo, vabbè, siamo tutti d'accordo, ma è comunque Zanetti e ha vinto il triplete, è un grande campione. Maradona stupisce tutti chiamando Garcés, e nessuno in realtà capisce benissimo perché. Garcés aveva giocato appena 4 partite con la nazionale argentina, giocava nel Colón, un giocatore anche abbastanza, diciamo,
quasi sconosciuto al pubblico mainstream, no? Conosciuto solo in Argentina, credo. Garcia, Luca mi correggerà, io non lo conoscevo Garcia quando l'ho visto al mondiale. No, 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 E no, anzi, andando, non... se non me ne avessi andando, parlato stasera, insomma, non... ne avrei andando a saputo. scavare, si scopre che probabilmente, forse rientra anche un po' nel personaggio di Maradona, questa convocazione di Garcés è dovuta ad un sogno. La leggenda vuole che Maradona abbia sognato una notte di vincere la Coppa del Mondo da allenatore con l'Argentina nella nebbia del sonno, no? Di queste immagini che si affastellano nel sogno. L'unica faccia che riconosce, che vede alzare la coppa, è quella di Garcés, e quindi non può non chiamare Garcés. Per dire, io ho visto Garcia alzare la Coppa del Mondo, qualcuno deve star fuori perché lui deve alzare la Coppa del Mondo. Non l'alzerà, Garcia verrà poi intervistato varie volte, gli verrà chiesto, no, di questo sogno che lo ha portato in Sudafrica, e lui non è che smentisca, non conferma ma non smentisce, dice: io, a me piace pensare di esserci andato per motivi tecnici, tattici, insomma, per motivi di merito, però non lo sapremo mai. Anche lui, non so se è una questione di rispetto per Maradona, tiene la porta aperta, per questioni di, diciamo, come si può dire, no, di immaginario del personaggio, però insomma, secondo me è un fondo di verità questa leggenda, una delle leggende a cui penso di credere di più di quelle che abbiamo Sì. sentito. Conoscendo Diego sicuramente. Poi, tra le altre cose, non sarà affatto un lieto fine per Garcés, perché non giocherà neanche un minuto in tutti i mondiali, e tra l'altro con una beffa non indifferente, perché nella partita contro la Grecia, la terza del girone con l'Argentina, praticamente già ormai qualificata, Garcés si riscalda per 75 minuti. Dal minuto zero Diego dice: calientate Garcés, calientate, calientate. Per 75 minuti Garcés si riscalda, poi Maradona fa tre cambi. Al terzo cambio Garcés si rivolge verso Maradona, delusissimo, dice: l'icote puta non me metto. Delusissimo e caldissimo anche, perché Delusissimo Garcés, quindi alla fine il rispetto per Maradona va a farsi friggere. Tra l'altro Diego, protagonista di episodi non indifferenti, perché in una conferenza stampa prima dei mondiali si era seduto e si era ritrovato di fianco Thomas Müller. E il protocollo non prevedeva quindi, che, come richiesto da Maradona, che lui facesse la conferenza stampa insieme ad un altro allenatore. E Thomas Müller all'epoca non era conosciutissimo come oggi, che ormai a fine carriera ha vinto tutto. E Maradona si alza e se ne va, e devono richiamarlo, insomma, a forza. E poi alla fine la Germania se la ritroverà contro ai mondiali, e la eliminerà con un sonoro 4-0, dove Müller segnerà, tra l'altro, se non erro, uno o due gol addirittura. due, mi sembra. Dove Due, se non sbaglio, sì, fa due, becca però. poi il cartellino giallo che gli fa saltare la semifinale con la Spagna. Sì. Fra le qualificate con polemiche troviamo anche la Francia, che dopo un deludente europeo del 2008 è sempre rimasta in mano a Domenech, e c'è il famoso tocco di mano che più clamoroso non si può, con lo spareggio fra Francia e Irlanda. E successivamente, poi sui sviluppi dell'azione, segna Gallas il gol decisivo alla qualificazione. Qua poi si creano ogni tipo di polemica. Tra l'altro era Trapattoni, l'allenatore dell'Irlanda, addirittura ci fu proposto di far rigiocare la partita. Ovviamente la FIFA non accettò, e fra le scuse finte o vere, ecco, il risultato rimase quello e l'Irlanda rimase. Non portò tanta fortuna alla Francia, comunque, perché poi in Sudafrica le polemiche non cessarono, anzi vennero fuori nuove, perché
fra i convocati c'era Nicolas Anelka, uno che è sempre stato sul filo del rasoio per quanto riguarda le polemiche, e durante una partita, cioè successivamente dopo una partita, l'equipe riportò una frase offensiva che Anelka aveva suppostamente rivolto verso Domenech fra il primo e il secondo tempo, dopo la sconfitta tra Francia e Messico. Ovviamente la Francia era messa male dal punto di vista dei risultati. Questo qua fu la mazzata, perché praticamente i giocatori chiesero a Domenech di rettificare, perché nessuno aveva sentito la frase di Anelka, quindi l'equipe o l'aveva inventata oppure qualcuno, tra parentesi Domenech, l'aveva riportata a qualche giornalista amico. Quindi Domenech non ritrattò, Domenech non ebbe il coraggio di ammettere che quella frase non fosse stata mai pronunciata, e quindi la Francia si ammutinò contro il tecnico e niente, finì eliminata. E alcuni giocatori tipo Evra, lo stesso Anelka, furono squalificati dalla federazione francese, però ecco, il risultato non cambiò, la Francia andò a casa e si concluse anche l'epoca di Domenech, che è un personaggio abbastanza insopportabile sia nella stessa Francia, figuriamoci all'estero. Tra l'altro, uno dei rarissimi mondiali dove entrambe le finaliste precedenti vanno fuori ai gironi. Sì, forse l'unico. Noi andiamo fuori in un girone che sulla carta era super accessibile, perché giochiamo con Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia, però andiamo a casa subito. Anche qua c'è un po' il paradosso di quello capitato nell'86, dove ritorna Lippi dopo l'europeo con Donadoni, ritorna Lippi, si ripunta su qualche vecchia gloria, però alla fine ecco, gli eroi del 2006 avevano già dato, non c'era nessuna nuova generazione pronta, e il mix di incertezze produsse solo l'eliminazione. Fuori senza mai vincere e senza mai trovarsi in vantaggio, perché nei pareggi con Paraguay e Nuova Zelanda, mi ricordo bene, uscimmo, cioè pareggiamo rimontando, cioè eravamo sotto, e con la Slovacchia mai sopra il 3-2, che Quagliarella fece gol all'ultimo minuto. Mai in vantaggio in un girone del genere, insomma. Un disastro. Nella foto vedo Criscito, Di Natale, che insomma con la nazionale non ha avuto molta fortuna, no. E si riconosce, se non sbaglio, De Rossi lì. De Rossi, che sì. Segnò il gol, se non mi sbaglio, col Paraguay. Sì, in porta c'avevamo Marchetti. Marchetti, che Buffone era infortunato. Ecco, anche con Marchetti, Di Natale, Criscito avremmo dovuto passare col girone, perché insomma. Ma nettamente. Comunque sia, c'era sempre, c'era Marchisio, c'era Montolivo, è vero che giocava Pepe, però c'erano già Chiellini, c'era Zambrotta. C'era ancora Cannavaro, anche se. Cannavaro, sì. Quindi cioè, le scuse poche, diciamo, per non aver passato il girone, comunque ecco, andiamo a casa. E negli altri gironi grosse sorprese non ve ne sono, anche se ecco, gli ottavi si gioca una partita fra Inghilterra e Germania, e qua c'è l'Inghilterra veste di rosso come nel 66, e accade una cosa simile al 66, ovvero un tiro che va sulla traversa e rimbalza, in questo caso dentro e abbastanza nettamente, e poi rientra in campo. Nel 66 fu dato gol, stavolta non fu concesso nessuna rete, sarebbe stata la rete del 2-2, poi l'Inghilterra crolla nel finale, perdono 4-1, però ecco, sarebbe stata la rete che avrebbe potuto far riaccendere la gara, invece niente. Sì. England's coming home. E qua fra le sorprese, ecco, abbiamo detto Müller, che si fece conoscere al grande pubblico, Thomas Müller, fu la rivelazione della Germania, assieme, ecco, l'allenatore è diventato Jogi Löw,
con il suo vice Hansi Flick, che adesso è l'allenatore in carica della National Mannschaft. Fra i giocatori chiave di quella nazionale c'erano ovviamente Mesut Özil e Sami Khedira, che poi nell'estate successiva sarebbero passati al Real Madrid. Diciamo, la faccia non solo della nuova Germania dal punto di vista calcistico, ma anche della nuova Anche Germania etnico, sì. dal punto di vista dell'integrazione, Sono due dell'immigrazione. musulmani a condurre il Sì, anche centrocampo se dall'altra su parte. Özil va fatta una precisazione, perché Özil è nato a Gelsenkirchen, suo padre è nato a Gelsenkirchen, quindi la famiglia Özil è in Germania da almeno 60 anni, perché il primo Gastarbeiter negli anni 40 fu il nonno. Quindi io credo che più tedesco di Özil non ci sia, anche se poi c'è il nome turco, sembra cioè, c'è l'aspetto turco, magari aveva vissuto con tradizioni turche, però la sua famiglia è in Germania da 60 anni, quindi non è che è arrivato l'altro ieri. No. Perché si tende sempre a dire a Germania tutti stranieri, in realtà ecco lo stesso No. che dire a Gomez, c'è gente che i genitori sono qua da 50 anni, dargli dello straniero, cioè secondo me vuol dire, non so, essere abbastanza superficiali. No, assolutamente, assolutamente. Nulla da eccepire. Tra l'altro, poi Özil, solo dopo la fine del suo rapporto con la Federcalcio tedesca, ha cominciato a riavvicinarsi un po' su posizioni politiche pro-turche, tanto da fare anche una foto col premier Erdogan. Sì, quella foto credo sia durante il matrimonio, cioè quando si sposò Özil, fra gli invitati c'era il presidente Erdogan, e quindi ovviamente se gli invitati fanno la foto con gli sposi come da rito, e quindi Per però già ecco questo. invitarlo al matrimonio, ecco, diciamo. Sì, ora capisco che però io immagino, cioè, ho visto gente con foto con Putin, con altri personaggi, nel senso alla fine non so, cioè secondo me il discorso che lui non doveva giocare con la Germania perché ha fatto la foto con Erdogan, mi sembra un po' No, assurdo. no, no, ma No, 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 assolutamente. era solo commentare la Ovviamente vicinanza, ecco. è criticabile la vicinanza verso un dittatore, però ripeto, quante persone hanno la foto con Putin durante il mondiale del 2018? Cioè, stesso Matteus c'ha la foto con Putin, cioè adesso queste foto che fine fanno, nel senso, quindi Certo. una Addirittura cosa. Salah nel 2018 fa la foto con Kadyrov, che è il leader della Cecenia, perché l'Egitto si allenava vicino Grozny, e Kadyrov, oltre che il presidente, diciamo, pro-Putin della Cecenia, colui che aveva messo fine alla guerra civile tra la Russia e Grozny e la Cecenia, era anche il presidente del Terek Grozny, quindi insomma abbastanza appassionato di calcio, e il suo obiettivo era proprio quello di conoscere Salah, anche perché la Cecenia, comunque, come gran parte di quella zona appartenente alla Federazione Russa del Caucaso, è a maggioranza islamica, quindi tant'è vero che molti dei combattenti diciamo più abituati alla guerra, che sono stati mandati dai russi nella guerra in Ucraina, la prima linea è tutta tra la Cecenia e il Dagestan. Sì, tornando alla Cosa abbastanza Germania, ricorrente. fra le facce nuove c'era anche ovviamente Neuer, il portiere Neuer, e anche se il portiere titolare di quel mondiale sarebbe dovuto essere un altro, ovvero Robert Henke, che dopo tante peripezie di carriera ha trovato finalmente continuità nelle prestazioni con la 9, capitano, e era stato richiamato in nazionale da Jogi Löw dopo Lehmann, dopo l'addio di Lehmann, sembrava era lui il titolare della Germania. Purtroppo, come sappiamo, Robert Henke si suicidò il 10 novembre 2009 andando sotto un treno con la propria macchina, soffriva da tanto tempo di depressione.
sembrava sulla retta via, nel senso che sembrava essersi ripreso quantomeno in campo in un momento, cioè giocando magari poteva riuscire a dimenticare i propri problemi, però in realtà non fu così. E in Germania, diciamo, è ancora considerato una grossa pena diciamo, la sua fine, perché nessuno si accorse di quanto profondi fossero stati i suoi problemi, perché ecco, magari chissà, quando uno si suicida c'è sempre il dubbio nelle persone che gli stanno vicini, nella stessa annover, nella stessa nazionale, di sempre la domanda: ma potevamo aver fatto qualcosa di più per lui? Un Queste mostro domande, purtroppo, subdolo alla depressione. sì, purtroppo queste domande non hanno risposta. Niente, lo ricordiamo anche perché, ecco, fra qualche giorno è l'anniversario della scomparsa. Tra l'altro in Germania se ne parlava tantissimo, ma non a proposito di lui, se ne parlava a proposito di Sebastian Deisler. Sì, Sebastian E invece Deisler. poi c'erano tutti preoccupati per Deisler, invece poi il fulmine a ciel sereno di Robert Henke. Tornando ai mondiali del 2010, essendo i primi sul territorio africano, insomma, il famosissimo This Time for Africa. Effettivamente una nazionale africana arriva ai quarti di finale e arriva a pochissimi centimetri da una incredibile qualificazione alle semifinali. Che il Ghana, che addirittura era riuscito a portare l'Uruguay fino all'ultima giocata, dove Suarez salva per due volte sulla linea, la seconda di mano, e dal dischetto si presenta. Appunto, aiutatemi, Asamoah Gyan. Asamoah Gyan, che spedisce il pallone oltre la traversa, segnerà poi ai rigori, ma i due rigori decisivi li fallisce Dominic Adia, che aveva vinto il mondiale under 20 col Ghana, che poi sarebbe passato anche per il Milan. Fallisce anche Capitan Mensah, e il rigore decisivo poi lo segna Eloko Abreu con un cucchiaio finale, e rimane Asamoah appunto nella storia. Gyan aveva anche segnato negli ottavi di finale il gol supplementari che aveva Beh, è il messo al Ghana capocannoniere di di tutti i battere gli tempi Stati del Uniti. Ghana. Capocannoniere di tutti i tempi del Ghana, tra l'altro, si è proposto per ritornare in nazionale. Lui è praticamente lontano dal calcio Dove degli ultimi gioca ora? da In decenni ormai. Arabia? Se non sbaglio, sia tipo in Arabia Saudita o in Kuwait, non so. È da tempo, se non inattivo, insomma, comunque abbastanza Sì, abbastanza fuori dal giro, lontano. diciamo. Sì. E che ci Un'altra pensano i nazionale mondiali della che. figlia? Sì. Vai, vai. No, dicevo, un'altra nazionale che fece abbastanza bene nel mondiale è anche il Paraguay, perché dopo aver eliminato l'Italia, poi arrivò fino ai quarti, dove fece penale all'inferno alla Spagna. La Spagna fu la partita dove andò più vicina all'eliminazione, perché ci fu quel calcio di rigore che tornò Saniker a salvare la Spagna, un rigore sbagliato da Cardoso, dove Casillas lo para, poi ci sarà un altro rigore fuori la Spagna che sbaglia Xavi Alonso, poi David Villa segna il gol decisivo. Quello fu, come ho detto, Saniker, ricordiamo la parata su Robben. Paraguay, che anche qua c'è una storia triste dietro, perché il centravanti del Paraguay sarebbe dovuto essere Cabañas, che all'epoca giocava in Messico, era il giocatore di spicco del calcio paraguayano, però fu ferito da uno sparo in un locale notturno e niente, entrò in coma e la pallottola ancora ce l'ha sulla testa perché non gliela possono estrarre. Ovviamente da lì finì la carriera e rimase in coma alcuni giorni, poi si risvegliò, diciamo, si è ripreso, però c'è la storia triste perché comunque non ha potuto ritornare a giocare. A parte alcune partite tipo in terza divisione paraguaya, però ok. E Storia la storia abbastanza triste, assurda quella, storia sì, abbastanza assurda, perché assolutamente. poi il locale era un locale messicano, dove, città del Messico, dove lui giocava nell'America, se non sbaglio,
un nome particolarissimo, quel locale, tra l'altro frequentato anche da Madonna, Maradona e tantissimi VIP, si chiama Bar Bar, cioè due volte Bar Bar si chiama. Gli sparano in testa nel bagno, non si sa per quale motivo, insomma, c'è stato uno screzio. E durante la sua convalescenza, chiaramente poi viene difeso da un avvocato, insomma, che cerca di far arrestare, insomma, le persone che gli hanno sparato, che sono due criminali che verranno poi arrestati solo anni dopo per altre, insomma, reati legati al narcotraffico messicano, che facevano capo a il capoclan si chiamava La Barbie, questo messicano con i capelli biondi lunghi, soprannominato La Barbie. L'avvocato che lo difende, in realtà si innamora della moglie di Cabañas, che quindi lo tradisce e scappa via con Vabbè. l'avvocato, quindi lui rimane solo E praticamente. gli rubano tutti i soldi perché falsificano tutte le firme. Sì, Incredibile. Lui sì, adesso insomma, spiegano. lavora su una panetteria. No, questo non lo sapevo assolutamente Stato niente. aiutato sotto forma alcuni amichevoli per beneficenza, è stato Sì. qualche ex No, è finito giocatore, proprio in miseria. Finito sì, però è finito in miseria. proprio in miseria. Lui, alcuni video si vede che lui fa proprio, cioè, vive abbastanza in povertà e lavora su una panetteria. Credo che è tornato a vivere con i genitori, quindi, cioè, Sì, è la penso panetteria di che famiglia, questa. parabola, Sì. che parabola incredibile, veramente. L'unica cosa, ecco, che è fortunato che, diciamo, è ancora in vita, quindi, ecco. Infatti lui Certo. sempre, nelle interviste che ho visto, ha sempre ringraziato Dio che gli ha dato la possibilità di continuare a vivere e niente, apprezza qualsiasi cosa che gli passa la vita quotidiana, nel senso qualsiasi cosa che gli viene dato è tipo il grazie di Dio, nel senso. Vabbè, Bene, giusto. andando avanti calcisticamente, diciamo, è un eufemismo perché la Spagna va avanti, batte la Germania, orfana di Müller che è squalificato, colpo di testa di Puyol per sbloccare la gara. Dall'altra parte del tabellone, l'Olanda, dopo aver battuto il Brasile in una bella sfida dei quarti finale, si sbarazza dell'Uruguay e poi si arriva alla finale. Qua, diciamo, le parti si invertono perché per anni abbiamo parlato del calcio totale olandese, l'arancia meccanica, eccetera. La Spagna invece l'avevamo sempre associata alla furia spagnola, al calcio fatto di colpi proibiti. Ricordiamoci Goicoechea e il fallo a Maradona negli anni 80, per esempio. Invece qua si sono invertiti i ruoli. La Spagna, quella che fa il gioco all'olandese, che è stato tramandato poi dall'arrivo di Cruyff a Barcellona, mentre l'Olanda è quella che gioca a calci, praticamente il poster della finale, calcione di De Jong a Xabi Alonso, che quasi lo smezza. Sì. Gli L'Olanda. unici veri colpi di classe di quella nazionale erano di Snyder. Sì, Sneijder, Robben e Van Robben. Persie, però fondamentalmente la Anche Robben. tattica usata fu quella più botte possibile, nel senso rompere il gioco con le buone e con le cattive. La partita si arriva fino agli ultimi minuti supplementari, rimane ferma, poi c'è un'azione in contropiede da Viata Navas e conclusa da Don Andrés che corona il mondiale, un gran mondiale fatto da Iniesta. Dopo un'annata non facile, perché anche lui aveva sofferto di depressione, soprattutto perché l'anno prima era morto l'amico Dani Jarque, che ricordiamo era il capitano dell'Espagnol, aveva un rapporto d'amicizia con Iniesta che durava da anni, dai tempi delle giovanili della Spagna. In quella stagione, nel 2009-2010, lui soffre tutti i tipi di infortuni muscolari, rischia di non andare al mondiale, Del Bosque lo aspetta.
fino all'ultimo e Iniesta paga la fiducia del mister con il gol decisivo che fa entrare la Spagna e lui stesso nella storia dei mondiali. Belle queste storie di calciatori che magari con i club godono comunque di tanto credito e tanto rispetto, però poi arrivano all'anno dei mondiali dove non sono in forma per infortuni o per altri motivi. Abbiamo detto di Paolo Rossi, abbiamo detto di Iniesta, che quello poi, a distanza di tanti anni si è detto che il 2010 Messi non avesse meritato il pallone d'oro e che avrebbe dovuto vincerlo Iniesta o qualcuno dell'Inter, no? Qualcuno dell'Inter del triplete. Andando però a scavare, insomma, a parte i ragazzi dell'Inter, Milito e Sneijder, che comunque era arrivato alla finale dei mondiali, va detto che Iniesta quell'anno giocò poco e niente. Però anche in quel caso, insomma, fu aspettato e risultò decisivo. Un po' come 4 anni dopo poi sarebbe accaduto anche a Mario Götze, che dopo la vittoria dei mondiali della Germania, poi praticamente è finito in malora, si può Sì, è dire. sparito. Passiamo quindi al 2014. Si torna in Sud America. Non ci sono grosse sorprese nelle qualificazioni. Il Brasile parte come favorito dopo aver vinto la Confederation Cup dell'anno precedente. E il mondiale inizia nella stessa maniera come era finito il precedente, ovvero una sfida fra Olanda e Spagna, stavolta con un epilogo differente. Il poster di questa partita è il gol in volo Di d'angelo di Fantersi. Van Persie, che praticamente fa cambiare tutto il mondiale della Spagna, perché la Spagna parte, va in vantaggio 1-0, sembra in controllo, a pochi secondi dalla fine del primo tempo c'è questa giocata, lancione di Danny Blind, apparentemente senza pretese, però sia Piqué sia Ramos danno poco peso alla traiettoria. Van Persie ci si tuffa in volo d'angelo e beffa Casillas. Se da lì la partita cambia, vince l'Olanda 5-1 e per la Spagna, Sì. Sì, diciamo, notte fonda. Da lì si chiude il mondiale poi. che Non poi c'è si riprenderanno più. i gol di Edu Vargas col Cile, insomma, loro devono battere il Cile per passare ancora una volta, ma stavolta, insomma, Edu Vargas li elimina. Stessa fine la fa l'Italia, che dopo un ottimo esordio, perché batte l'Inghilterra, si ritrova contro il Costa Rica e perde 1-0 con gol di Brian Ruiz, giocando una partita pessima. Ancora la ricordo, dov'ero, perché fu uno shocker. Allo Scholars Lounge Pub a Roma, a bere la mia solita birra con vellutata di ceci, giusto per mantenere l'intestino in forma. E invece Brian Ruiz di testa ci batte con questo colpo di testa in inserimento sul secondo palo. Arriviamo alla partita decisiva con l'Uruguay, dove fondamentalmente ci basta l'X per passare, ma oltre al giallo vampiresco, ancora Luis Suarez che si fa notare dopo aver preso la palla con le mani sulla linea per salvare in disperato tentativo i suoi, decide di mordere la spalla di Chiellini. Insomma, viene espulso, però poi la Godin riesce con un colpo di testa a buttar fuori una brutta Italia, anche questa operaia, senza un livello tecnico probabilmente accettabile per poter proseguire la manifestazione, con Prandelli, insomma, che puntava su Balotelli e poco altro, memore della finale degli europei di 2 anni prima, dove l'Italia stessa aveva sconfitto la Germania con quella doppietta di Balotelli. A proposito del Costa Rica, andrà avanti, supererà i calci di rigore la Grecia, ma poi si fermerà proprio contro l'Olanda, dove il solito Van Gaal cambia il primo portiere Silesen, facendo entrare Tim Krul, e gli dice bene, perché Krul para 2 calci di rigore, di cui uno proprio a Brian Ruiz. Il Costa Rica di Keylor Navas esce.
nella foto penso che c'è Yuri che ci vorrà parlare di Piniglia. Sì, no, io volevo sottolineare che è stato un mondiale abbastanza interessante per quanto riguarda le squadre sudamericane e le Sì, centroamericane, perché abbiamo detto della assolutamente. Costa Rica, il Messico anche, con Ochoa che si sveglia ogni 4 anni chiudendo la sala cinesca. C'è stata la Colombia di James, poi magari ne parleremo quando parleremo anche del Brasile, e il Cile Cile di San Paoli, che veniva dalla gestione Bielsa, Cile che è, diciamo, l'apice della generazione degli Alexis, dei Vidal, del Mago Valdivia, Diaz, ecco, Isla, per esempio, tutti i giocatori hanno giocato in Europa, e il Cile che andò vicinissimo a sfiorare il colpaccio col Brasile, no. Perché la palla di Piniglia si stampò sulla traversa, diciamo, il palo di Piniglia è ancora ricordato oggi come il momento che poteva cambiare la storia nel calcio cileno. In realtà poi, ecco, c'è stata questa eliminazione che poi coincide anche con il punto più alto toccato a un mondiale da parte del Cile negli ultimi anni, che poi nel 2018 non si qualifica, e negli anni Neanche questo. successivi poi vince 2 volte la Coppa America, però poi, ecco, nel mondiale non riesce a ripetersi, e quella generazione, ecco, quello fu il punto più alto del mondiale. Lo stesso potremmo dire della Colombia, per esempio, perché la Colombia fece anche un discreto 2018, però fondamentalmente quella del 2014 c'era James, che era in forma strepitosa. Sì, fa anche il gol più bello di quella Sì, e edizione per eliminare. Per si eliminare l'Uruguay con guadagna lo stocco di l'acquisto da parte petto, del Madrid. sì, e poi probabilmente finisce lì la sua carriera, nonostante Ancelotti straveda per lui ancora oggi. Insomma. Ha imparato a farne a meno, però, il buon Carlo, insomma, fra Modric, Kroos e gli altri, insomma, ne può Se lo fare a può meno. permettere di farne a meno. Colombia che poi esce contro il Brasile. Dove però c'è un episodio molto particolare, perché il mio amico Juan Camilo Zuniga tira una ginocchiata clamorosa alle spalle di Neymar, fratturandogli, se non sbaglio, una o due vertebre. Insomma, per la prima volta nella sua carriera Neymar non simula, ma veramente si è fatto malissimo e finisce a terra per un motivo valido. E il Brasile, un po' disorientato, entra allo stadio Mineirao per la semifinale contro la Germania e in 15 minuti becca 4 gol, finendo per perdere poi 7-1 in una partita. Probabilmente, se parliamo di aspettativa, risultato, forse la più clamorosa sorpresa nella storia dei mondiali. Se parliamo di aspettativa, risultato, perché la squadra, paese ospitante che si trova a un passo dai mondiali. E gioca la semifinale in uno stadio dove praticamente non ha mai perso e prende 7 gol, insomma, abbastanza clamoroso. Anche perché mi sembra che l'ultima squadra a prenderne 7 in un mondiale, perché visto magari con i mondiali dei pionieri, no? Di quelli che si parlava, di cui si parlava la settimana, ce ne sono stati tanti risultati così. L'ultima squadra a prendere 7 in un mondiale è la Corea del Nord col Sì, Portogallo, se 8 non mi sbaglio. a 0 ne ha Inizio. perso. Insomma, quindi pensare che dopo la Corea del Nord ci sarebbe stato il Brasile a prenderne più di No, 6. no, È abbastanza e un in quella dato. partita, tra l'altro, con Ronaldo sugli spalti, Miroslav Klose supera praticamente subito il suo record di gol e diventa il capocannoniere di tutti i tempi, per quanto non, insomma, in una singola edizione o per media gol. E dicevamo prima di Mario Götze, ci sono due storie parallele, perché c'è Messi che può finalmente vincere i mondiali e mi piace pensare che si sia guadagnato poi quest'ultima opportunità in Qatar. Tra l'altro è forse uno dei modi per salvare questa manifestazione dall'oblio e dal disprezzo eterno dei calciofili, è una finale argentina-Brasile.
si sono mai incontrati in una finale dei mondiali, io credo che probabilmente un giorno, fra 50 anni, diremo: ah, Qatar 2022, ah, quella dove sono morti 6.000 operai bengalesi, ah, quella dove si è giocato a dicembre, a Natale stavamo a parlare della finale dei mondiali, ah, quella dove ci sono stati 25 delegati FIFA tagliati fuori da tutto il mondo per corruzione, però nel frattempo ormai avevano già votato e avevano nascosto i soldi tra le mura di casa. No, la finale Argentina-Brasile, dove Cancellerebbe tutto quasi, eh. Brasile torna campione, oppure Messi che finalmente vince i mondiali con l'Argentina. Tanto in foto il professor Saveglia, che pure è mancato da poco, altro personaggio mitologico del calcio argentino. Quella finale si trova il Pipita Higuaín, dopo 8-9 minuti, si trova solo davanti a Neuer, può avanzare di altri 2-3 metri e mirare all'angolo, invece decide di calciare un po' per troppa fretta sul primo palo e la manda fuori. Succede ben poco in realtà per tutta la partita, poi è Mario Götze che entra e realizza il gol decisivo, come dicevamo qualche minuto fa. 2014, comunque, io credo che la Germania fondamentalmente abbia meritato, Meritato, insomma, sì. quel Sì. mondiale. Era la squadra più forte, era la squadra più in forma. Aveva il blocco Bayern, in quel momento comunque era probabilmente, insomma, da anni, almeno 2 o 3 anni, la squadra tra le più forti d'Europa. L'Argentina era una squadra abbastanza operaia, insomma, probabilmente la migliore edizione dell'Argentina insieme a questa di Scaloni, che ha vinto l'ultimo sudamericano. C'era un buon Di Maria, c'era che di lì a poco comunque aveva vinto la Champions League con il Real, c'era Palacio, c'era Mascherano a centrocampo, però Romero in porta, ma non era una squadra migliore della Germania, quindi No, la io Germania era molto più completa. credo che la Germania abbia ampiamente Sì, perché meritato c'era questa gara. Hummels, Boateng dietro. Comunque, sì, è vero che magari mancava. Perché poi inizialmente fa giocare Lahm mediano come l'aveva inventato un po' Guardiola. Poi, dopo, Sì. nelle ultime partite, Lahm, probabilmente dietro petizione di qualche senatore, torna a fa il terzino destro. Quindi, c'hanno comunque sia un terzino di ruolo che è Lahm. Il terzino sinistro lo fa Howedes, che praticamente è lì come birillo quasi, però serve per un po' equilibrare, perché l'AM comunque sia fa su e giù. E poi ecco, davanti c'è Özil, che fa un gran mondiale, anche se mi sembra che C'è non segni invece Miro Klose che con non sbaglia mai. l'Algeria, credo. Klose e Müller, che come la toccavano la mettevano dentro. Poi ecco, quando poi qualcuno si stancava, entrava Schürrle, fece un grandissimo mondiale, e Götze, che poi tra l'altro i due fanno la combinazione del gol, Schürrle Sì, e Götze. da subentrati. Tra l'altro c'è un giocatore che ha giocato quella finale dei mondiali, ma non se lo ricorda. Kramer. Campbell. Campbell. Sì, che prende una Quindi botta non. subito Prende una e... botta subito, va praticamente in shock, una concussione cerebrale molto, molto, molto forte, e a tutt'oggi non si ricorda nulla di quel giorno. Episodio molto curioso. Chiese a Rizzoli, se, che era l'arbitro della finale, se stava alla finale questa. E Rizzoli, E no? lì Rizzoli dice: cambio. Ragazzi, cambiate Dama, perché. il cambio alla panchina. Tra Bellissima l'altro, un questa storia di aneddoto Rizzoli. di Alejandro Sabella è che lui fu il primo giocatore argentino a giocare nel campionato inglese. Molti pensano che sia Ardiles quando giocò col Tottenham, ma in realtà Sabella andò allo Sheffield nel 78, perché lo Sheffield originariamente aveva pensato di portare Maradona, di comprare Maradona. Ovviamente la trattativa non andò a buon fine, così almeno conta la leggenda, e quindi presero Sabella. E giocò con lo Sheffield, mi sembra, un paio d'anni. Giocò anche a Leeds un anno e poi tornò in Argentina. Lui era soprannominato Pachorra, ovvero Flemma.
perché era abbastanza era classico numero 10 di quelli lenti con visione di gioco e col passaggio, però era abbastanza, diciamo, da battito regolare. Sì, tra l'altro anche lui è venuto a mancare poco fa, legatissimo ai colori dell'Estudiantes, estremamente superstizioso. Tranne il suo migliore amico non era mai andato a vedere una sua partita, una volta che ci andò perse, e da allora non si sono più parlati di calcio. Non Ah, proprio più parlare, no, però non si sono vieni più più, non ti parlo parlati. più. Provo a dire no, quando... Vabbè. Praticamente lo chiamò per fargli in bocca al lupo per la partita successiva sul cellulare e sapeva, non rispose. Meraviglioso. Abbastanza permaloso. Sì, abbastanza. Fantastico. Chiusa la parentesi Brasile, andiamo in Russia. Come abbiamo detto, qua non ci siamo noi perché non c'è il Cile, ma non c'è nemmeno l'Italia, perché l'Italia viene estromessa dalla Svezia in uno spareggio. Siamo i primi segnali di un declino che poi l'Europeo del 2020 diciamo, ci farà dimenticare, però ecco, qua andiamo fuori con la Svezia già senza Ibra che si è ritirato dopo l'Europeo. E quindi guardiamo il mondiale da casa, un mondiale a cui va l'Islanda per la prima volta. Qua c'è un po' dopo l'Europeo del 2016, l'Islanda si qualifica anche al mondiale del 2018. Qua c'è una delle poche favole degli ultimi anni. Sì, una delle ultime, sì. Forse io questo mondiale 2018 non mi sta molto simpatico, non so se è l'assenza dell'Italia, ma l'Islanda è uno dei pochissimi motivi che me lo fa venire su con simpatia, sì, lo ricordo volentieri. L'Islanda che viene inserita nel girone con l'Argentina e mette i bastoni fra le ruote proprio l'Argentina, perché abbiamo detto Isabella che era riuscito a far accomodare Messi, diciamo Messi ha avuto un ottimo rapporto con Isabella, tutto il contrario con Sampaoli che arrivò sulla panchina dell'Argentina come un rivoluzionario e in realtà fece più danni che la grandine, e quindi del mondiale argentino si ricorda soprattutto una specie di ammutinamento fra i giocatori, specialmente i senatori, contro lo staff tecnico, cui lo staff tecnico anche era dividito in due, perché c'era Sampaoli e Beccasese, che adesso è diventato allenatore, e anche loro avevano sempre differenti opinioni, quindi c'era un po' un caos, e quindi ci ricordiamo di questo. E mentre Maradona era tornato in tribuna, fa un po' il pagliaccio le ultime sue apparizioni Sì, sì, sì. durante i gol Tanto... dell'Argentina. Però l'Argentina va fuori, compie un disastro contro la Croazia, dove perde, c'è Willy Cavaliero, non si sa perché giocava Willy Cavaliero, il titolare che sbaglia l'impossibile, poi dopodiché con la Nigeria entra Armani, sfiora il colpaccio contro la Francia perché va in vantaggio 2-1, poi nel finale la Francia impone il proprio peso e con l'Argentina a casa fa polemiche. Fa un gol fantastico Pavard, Sì, per esatto. ricordare poi quella partita, poi si scatena Mbappé e non lo prendono più, e da lì in poi la Francia avrà un percorso abbastanza netto fino alla finale, che poi vince in scioltezza. Dicevamo di quell'Islanda che aveva fatto un ottimo europeo eliminando anche l'Inghilterra nel 2016, nel 2018 invece non riesce a superare i gironi, perde con la Nigeria, pareggia con l'Argentina, dove Alderson, che è il portiere dilettante, praticamente fa, in realtà di professione fa regista, ma non di centrocampo, regista proprio di film. Alderson para un rigore a Maradona, purtroppo insomma per lui, poi perdono anche con la Bosnia, se non sbaglio, e vanno fuori. L'Argentina poi, come dicevi, esce con la Francia, e dall'altra parte invece è la Croazia che fa un grandissimo mondiale, fino ad eliminare anche l'Inghilterra, che forse in quel momento un po' tutti pensavano che la finale dei mondiali sarebbe stata Inghilterra-Francia, invece non sarà così.
La Spagna invece viene eliminata dai padroni di casa della Russia e poi escono con la Croazia. E detto bene, escono con la Croazia o con l'Inghilterra. Non Sì, ricordo, sai, comunque non vorrei aver sì. detto una baggianata dopo 3 ore e 20 di Ci trasmissione. sta comunque, Ci saresti sta, riuscito dai, dopo, eh. saresti perdonato. Potrei aver detto una Russia baggianata. perde con la Croazia ai Ok, rigori. Croazia la che Russia vince due perde. partite ai rigori, sia con la Sì. Danimarca che con la Russia, poi batte l'Inghilterra. Ai supplementari, se non sbaglio. Sì. L'Inghilterra. Che si segnala Maguire, che praticamente si fa conoscere al grande pubblico. Lui giocava con il Leicester, poi viene acquistato a peso d'oro dallo United, che adesso si Sì, è il Manchester è United. l'unico mese che ha Sì, azzeccato in tutta la sua carriera, e da lì, insomma, con i prezzi della Premier vale 95 milioni. Tra l'altro, il Manchester lo acquista perché il Napoli non gli vuole cedere Koulibaly perché Ancelotti si mette di mezzo. Quindi, l'ultimo giorno di mercato hanno 95 milioni cash da sfruttare e li danno all'Leicester per Maguire. forse ne bastavano meno. Ma hanno Sì, pagato al chilo. sì, può darci. Prima citavi Halldórsson, portiere islandese, no? E c'è un portiere, l'egiziano Eladari, che diventa il calciatore più anziano ad aver mai giocato in un mondiale 45-161 giorni di età. E festeggia parlando un rigore contro l'Arabia Saudita a Eladari, poi l'Arabia Saudita vince lo stesso, però insomma 45 anni e mezzo parare un rigore in un mondiale. Sì, E in Salah era Russia attesissimo, ma l'Egitto fa 0 punti. Sì. 0 punti, 0 punti. Tra l'altro c'è anche questa piccola curiosità, che in Russia, salto di palo in frasca, in Russia finisce che nel mondiale russo giocherà uno Yeltsin e non è convocato con la Russia, ma è Yeltsin Tejeda, che è un convocato costarricense della Costa Rica, nato nel 92. Il padre, evidentemente, al contrario di Fredriksson, votava comunista. E nel 91 Yeltsin diventa presidente della Federazione Russa e Tejeda senior decide di chiamare Yeltsin il figlio in onore di Curiosità, lui. come per esempio Sì, nel 90 la partita fra Cecoslovacchia e Germania Ovest fu abitata da Helmut Kohl, che era il cancelliere della Germania all'epoca, però in realtà era anche il nome dell'abito austriaco. Quindi è come, che ne so, se adesso Inghilterra, Portogallo è abitata da uno che si chiama Boris Johnson, o Stati sì. Uniti, Iran è abitata da John Biden, magari della Federazione, non so, del Canada, anziché Stati Uniti, quindi cosa curiosa. Tornando alla Spagna, va sottolineato che poco prima del Mondiale Lopetegui, l'allenatore, aveva rinnovato con la Federazione. In realtà, qualche giorno dopo, quando le squadre erano già in ritiro, arriva la bomba che lui ha firmato con il Real Madrid. Quindi Rubiales, il presidente della federazione, non sapeva nulla, o comunque sia era venuto a saperlo solamente qualche ora prima dell'annuncio. Quindi decide in fretta e furia di licenziare su due piedi Lopetegui, lo rimpiazza con Fernando Hierro, che era in qualità di direttore tecnico della nazionale. Diciamo, ecco, fu una decisione che destabilizzò l'ambiente. Anche qua c'è sempre il pro e contro, perché cosa sarebbe successo se fosse rimasto Lopetegui? Ha fatto bene o ha fatto male? Ovviamente Lopetegui non è che si era comportato chissà che quanto bene con la federazione, perché insomma avevi rinnovato una settimana prima e 2 ore prima dell'inizio del mondiale te ne vai, cioè te ne vai, lui sarebbe andato dopo il mondiale. E ecco, la mancanza di trasparenza verso Rubiales gli ha costato il posto, però fu una decisione abbastanza affrettata, perché secondo me dipese molto dal fatto che lui firmò con il Real Madrid. Se Lopetegui fosse andato al Sevilla dopo il Mondiale, secondo me non l'avrebbero cacciato, però questa è opinione mia.
Invece era rimasto in sella la Germania, era Jogi Löw che nonostante ecco, dopo il mondiale vinto, l'europeo dove è uscito in semifinale, è rimasto anche di nuovo alla guida della nazionale, solamente che è una Germania abbastanza in Malissimo. caduta libera. E qua ci fu quella partita storica con la vittoria della Corea del Sud, con il gol di Son. E la Germania andò a casa, fu diciamo una vittoria tra l'altro inutile perché poi la Corea nemmeno passò il turno, Sì, però fu ricordata già come eliminati. la morte del calcio tedesco perché ovviamente fu una cosa vergognosa. Già avevano perso con il Messico, dove Ochoa Esatto. fa una grandissima partita. Memo Ochoa, come dicevamo prima, è il miglior portiere del mondo ogni 4 anni, specialmente quando gioca contro il Brasile. Più gli tirano addosso, più lui si esalta. Gol decisivo, tra l'altro, di Irving Lozano, commentato da Carlo Ancelotti per una televisione spagnola. Ancelotti si innamora di Lozano e lo porta subito a Napoli. Purtroppo per noi, insomma. Poi a prescindere da questo, insomma, è un mondiale dove si segnalano, secondo me, 2 o 3 partite. Una l'abbiamo detta, che è la vittoria dell'Argentina sulla Francia, e un'altra, secondo me, bellissima, è la vittoria del Belgio sul Giappone. Rocambolesca, dove il Giappone è in vantaggio 2-0, il Belgio vince 3-2, facendo poi il terzo gol in contropiede in una maniera davvero, davvero rocambolesca. È il Belgio dei De Bruyne, degli Hazard, dei Lukaku, anche di Dries Mertens. Una squadra fortissima, lanciata verso le semifinali, dove però poi incontra una Francia che è in uno stato di grazia, e questo mondiale proprio non lo può perdere. Fa 1-0 la Francia, si chiude dietro e non rischia praticamente nulla. È una Francia che poi, insomma, arriverà alla finale mondiale contro la Croazia, probabilmente stanca, se non appagata dall'essere riuscita ad arrivare fino in fondo. E ancora una volta i sogni degli amici di Zagabria si spengono contro i francesi, come era successo nel 98 in semifinale, questa volta in maniera molto più netta. È una partita che, se l'andate a rivedere, a me è successo recentemente, sembra giocata a ritmi da amichevole. Cioè, si vede la Francia che fa gol, la Croazia che, come se accusasse il colpo, come a dire: ragazzi, oggi non ne abbiamo. Cioè, nel senso, possiamo giocare anche contro San Marino, secondo me non la sbagliamo questa partita. E la Croazia, tra l'altro, riesce anche a riequilibrare le sorti dell'incontro con Mandzukic o Perisic, adesso un piccolo lapsus, Perisic fa l'1-1. Perisic, ma Pogba e Griezmann ne hanno nettamente più di tutti. Mi ha fatto sorridere un'intervista recente a N'Golo Kanté, che è ancora infortunato col Chelsea dopo aver dominato centrocampo di tutta Europa per almeno 5 anni, fra Leicester, Francia e Chelsea. Kanté, che adesso è infortunato, gli hanno chiesto se fosse deluso di non poter andare ai mondiali, e ha detto candidamente che deve pensare a riprendersi per il club, e che della nazionale, dopo aver vinto i mondiali del 2018, non gliene frega niente di non andare ai mondiali. Penso che la Onesto. stessa cosa l'abbia pensata Pogba, che però, insomma, ormai sono almeno 3 anni che non riesce ad esprimersi ad un livello accettabile per quello che è il suo nome, insomma, e lo stipendio che guadagna. Yuri, ricordami prima di chiudere la diretta che devo soddisfare una piccola curiosità su una cosa che avevamo detto prima riguardo al Mondiale del 98. Sono andato a Vai. cercarla prima di Vai. chiudere. Sì. Parlavamo dei sudafricani in Argentina, ricordi? Sì. Sono andato a beccare che c'è un sudafricano che in realtà è nato a Oxford in Inghilterra che si chiama Hector Henman, nato nel 1879, che ha giocato in Argentina e una partita con la nazionale del Sudafrica nel 1904.
e in Germania e in Argentina ha giocato per una squadra che io non conosco onestamente, che si chiama Alumni Athletic Club. Ah, gli alumni vecchio club. Sono una vecchia squadra, sì. Degli anni. Ha giocato sia con la maglia del Sudafrica che dell'Argentina nel 1904, era all'interno di sinistra di centrocampo, col Sudafrica nel 1904 e con l'Argentina nel 1906. Quindi, meraviglioso. Giusto per... Qua toccherà scriverci un articolo su Football per Elijah. Togliermi la scimmia dalla spalla. Perché... Io tornando al discorso della finale, per esempio, io l'ho vista molto simile a Real Madrid e Juventus, quella che vinse il Real 4-1 a Cardiff, nel senso dove diciamo la Juventus, in questo caso la Croazia, sapeva già di essere inferiore e veniva da un po' appagata anche fisicamente, perché gioca a tre supplementari alla fine, quindi c'ha sulle gambe c'ha 90 minuti in più della Francia, e più il fatto, ecco, il sistema nervoso di dover giocare due volte a rigori e una volta supplementare il passaggio del turno, quindi insomma. E dopo il primo tempo, quando poi vanno sotto 2-1, si vede, gettano quasi la spugna. Io l'ho vista un po' così, quando hanno tenuto duro all'inizio, hanno fatto l'1-1, vai da, poi dopo ho fatto il 2-1 che segna Griezmann sul finale del primo tempo sul rigore, poi dopo, ecco, rientrano in campo al secondo tempo che già le vedi che sono appagati fisicamente e anche mentalmente, quindi a quel punto dicono non ce la facciamo più. Guarda il tiro di Pogba. Completamente libero, lasciato libero ai 25 metri, è un tiro raso terra. Ora io non dico che il portiere la potesse prendere, ma proprio la guarda, la lascia sfilare, vuole fare proprio la parata laser stile Andanovic, ma non gli riesce, che la palla va dentro abbastanza nettamente, insomma non era neanche tanto a fil di palo, proprio non la prende proprio. Non ne avevano, dai. Non ce n'era, insomma. Infatti ricordo proprio una sensazione un po' di delusione mentre guardavo la partita, come a dire, ma magari mi aspetto qualche colpo di scena, una finale mondiale da un momento all'altro, invece poi i minuti scorrevano e si vedeva una squadra in totale controllo e l'altra che diceva ragazzi più di questo non si può fare. Sì, la Francia poi è arrivata con parecchi uomini in uno stato di forma giusto, per esempio Varane e Umtiti, obiettivamente Umtiti specialmente dopo quel mondiale caduta libera, si è rotto, non ha fatto più niente. Sì, no. Varane lo stesso quando se n'è andato dal Real Madrid, adesso sta a ricominciare un pochino, giochiamo, però ecco, c'ha acciacchi fisici continui. E poi c'era N'Golo Kanté che non so, l'avevo letto o su Twitter, che praticamente c'ha energia tale che dice, dopo a giocare 90 minuti va a consegnare pizze con la bicicletta, perché c'ha l'energia che è incredibile. Ecco, Pogba, che a me, io sono sempre stato un po' critico verso Pogba, però facevano un ottimo mondiale, per esempio. Poi anche davanti Giroud, fece un signor mondiale, cioè fu la piattaforma perfetta per gli inserimenti di Mbappé e di Griezmann. Infatti, ecco, i dubbi sulla Francia, anche sul fatto Benzema, Griezmann, Mbappé, adesso che parlano del nuovo mondiale, che N'Golo Kanté non c'è, è vero che c'è Tchouaméni, che potrebbe ricoprire la stessa funzione. Sì, però è un'altra Francia, vanno rivisti un po' i meccanismi, ecco. Ne hanno troppi, Yuri. Hanno troppi giocatori. Hanno 30 giocatori intercambiabili per 11 posti. Perché Benzema è il pallone d'oro, è il giocatore più forte della Francia insieme a Mbappé, però paradossalmente per dare più spazio a Griezmann e Mbappé ci vorrebbe un centravanti boa come quello che sta a fare Giroud. Certo. Benzema comunque è anche bravo a venire fuori e a far inserire i giocatori. Io, se fossi nell'allenatore della Francia, metterei fuori Griezmann, tant'è vero che lui Griezmann lo fa giocare da trequartista. Poi magari Griezmann fa 10 gol a questi mondiali, la Francia ritorna campione e io sono
l'idiota che aveva detto su in una trasmissione sulla pagina di Dall'1 e YouTube 10. che dall'1:10 che Griezmann era diventata una pippa e Chi lo vince il magari mondiale, ci ragazzi? Ma io credo che uscirà fra Brasile e Argentina la vincerà. Se fosse stato giocato l'anno scorso, avrei detto la stessa cosa. Argentina. Quest'anno ho dei dubbi sull'Argentina per quanto riguarda, si stanno infortunando tanti giocatori chiave. Adesso è fatto male pure Lo Celso, per esempio, Di Maria. Sì. Secondo me, ecco, non so, delle europee, cioè, secondo me dobbiamo più che sapere chi sarà la sorpresa di questo mondiale. Io Io non dico scarterei l'Olanda la come sorpresa. Germania. La Germania potrebbe fare un ottimo mondiale, per esempio. Io dico Senegal e Serbia come sorpresa. Serbia buona. Io secondo Buona. me metterei anche l'Olanda. Anche io parlavo dell'Olanda per Perché l'appunto. c'è Van Gaal. Van Gaal, quando gli dai un gruppo di giocatori che non hanno nome, che gli danno retta a lui. Van Gaal, come ha fatto con l'Ajax quando praticamente c'era la primavera dell'Ajax, ha vinto la Champions League. Lui per esempio fece bene nel 2014 perché praticamente c'era rimasto solo Robben, Van Persie, Schneider e dietro c'erano tutti i giocatori soldatini. Quindi secondo me l'Olanda potrebbe far bene. Poi dipende, ecco, ripeto, c'è sempre l'attaccante che azzecca il mese, quello c'è in tutti i mondiali, come è capitato a Schillaci, è capitato a qualsiasi altre edizioni. Poi, ecco, per esempio la Mi Colombia nel aspetto qualcosa dagli 2018 Stati segna tre Uniti. gol. Come? Mi aspetto qualcosa di buono dagli Stati Uniti, sai? Nel senso che hanno fatto un'ottima Gold Cup. Ultimamente stanno andando maluccio nelle amichevoli, pure si sono espressi male. Però hanno un gruppo giovane e soprattutto un gruppo che è nato per giocare a calcio. E non è un gruppo di quelli dilettanti che avevano prima, che si erano riciclati con il calcio perché magari lo consideravano uno sport minore, uno sport verso le donne, come è stato considerato per tanti anni negli Stati Uniti. Quindi dico Senegal perché secondo me è inserito in un girone dove può far bene, e dico quella che esce nel girone del Camerun alle spalle del Brasile. Tra Svizzera e Serbia, che la Svizzera è rognosissima, tignosa, fastidiosa, ha eliminato noi praticamente pareggiandoci addosso su rigori sbagliati da Jorginho. Però c'è la Serbia che ha un Mitrovic in condizioni fantastiche. Paradossalmente mi convince di meno Vlaovic e non mi sembra l'anno di Tadic, l'ho visto di recente. Con l'Ajax contro il Napoli non ha toccato, non ha mai visto la palla, praticamente è stato pure espulso. Portogallo e Danimarca, come le vedete? La Danimarca potrebbe addirittura vincerli questi mondiali, perché è una squadra che secondo me è una squadraccia, nel senso cioè, se parliamo della Danish Dynamite di cui diceva Juri, tecnicamente era 10 volte superiore, cioè, non c'è un Michael Laudrup. Su Eriksen non mi esprimo, sinceramente non voglio dire mezza parola su Eriksen, perché per me non ci dovrebbe neanche più giocare a calcio, invece vedo che è titolare nel Manchester United. Beh, adesso dite voi chi sei tu per dire a lui che cosa deve fare, ma magari uno che si preoccupa. Giustamente. A me mi viene l'ansia quando vedo le partite del Manchester United Eriksen. Comunque, poi il Portogallo non so, ragazzi, veramente. Mi mettete in difficoltà negli ultimi europei. Ho visto proprio una squadra non in condizione, però anche loro, come la Francia, ne hanno veramente, veramente tanti. Se Hanno azzeccano veramente magari 20 giocatori forse ne hanno che troppi. potrebbero farci due squadre ed essere comunque competitivi. E a volte non sai se a livello di club è un bene avere 20 giocatori, a livello di nazionale, però, avere 20 giocatori, non avere gerarchie, dover per forza far giocare Cristiano Ronaldo, quando invece Esatto. magari hai Jota, hai Rafa Silva, hai una marea di Felix. giocatori che potrebbero giocare al posto suo,
Però devi mettere Cristiano Ronaldo perché è il capitano, perché è l'ultimo mondiale, che fai, lo levi? Rischia di diventare una grana più che una risorsa. Sì, Anche ora col Manchester United è lo United. questo. Poi secondo me un limite del Portogallo è anche l'allenatore, Fernando Santos. Secondo me Dici che non è un grande stratega. Cioè, difensivamente parlando, sì, però cioè non è uno che, non so, che gli ha dato un'impostazione tipo alla Luis Enrique. Cioè, Luis Enrique con la rosa della Spagna l'ha portata a una semifinale, per esempio. E la rosa della Spagna è incompleta perché anche la Spagna stessa ha 25 giocatori più o meno allo stesso livello, però alla fine non sai chi manca gioca, poi sì, l'Iniesta, il Fernando Torres, lo Xavi Alonso, ecco. qualche Chi fa gol nella Spagna? Esatto, la Spagna rischia di dominare tre partite e pareggiare con Costa Rica, con Giappone e con Germania da casa, per esempio, dominando magari le tre partite, mettendo le corde le tre squadre, poi magari rischiando di non segnare o di fare 1-1 o 0-0 nelle tre partite, come magari rischia di arrivare in finale. Ecco, Spagna è un'incognita aperta a tutto, Poi però è un po' l'ultima chiamata anche per il Belgio, no? E tra sì, l'altro Belgio secondo me, ecco, già l'ultima chiamata sarebbe stata l'Europeo. sì, forse sì. Forse è già arrivata l'ultima chiamata per il Però è un Belgio. gironaccio, perché Croazia, Marocco, Canada. Io dico che escono i gironi. Lo sai che lo stavo dicendo? Rischia proprio di uscire ai gironi. Perché. Paradossalmente la Croazia è quella che potrebbe andare più avanti di quell'otto lì, ma bisogna vedere il Canada come reagirà, Per me una tra Canada e Marocco perché passa, almeno una. il Marocco ha avuto la grana, diciamo, dell'allenatore, che il povero Ali Lodzic ci ha qualificato un'altra nazionale, per l'ennesima volta non giocherà ai mondiali. Poi, Ali Lodzic è un po' l'opposto di Milutinovic. Milutinovic è quello che ti porti al mondiale, insomma. Ali Lodzic è la fidanzata che lasci sull'altare e poi ti Gli sposi successe anche dell'altra. col Giappone, no? Sì, 2018. c'ha questa cosa qui, Ali Lodzic, che è un po' strana. E quindi niente, io direi la finale che vedo Argentina-Brasile, e direi alle semifinali una sorpresa, se devo inserire una sorpresa, una tra Danimarca e Serbia, e poi probabilmente una delle solite, perché poi ai mondiali la sorpresa arriva al massimo in semifinale, poi non è come gli europei che magari Vero, dici. vince la squadra sensazione tipo Grecia, Danimarca. I mondiali sono una Vero. competizione di tradizione dove fondamentalmente vincono sempre le stesse 3-4 squadre. Sì. Però certo, una finale Argentina-Brasile, ti ripeto, fra 30 anni parleremo della finale Argentina-Brasile, e le generazioni future non si porranno il problema dei 6.500 morti dal sud-est asiatico, oppure del mondiale a dicembre dei corrotti. Certo, speriamo che quello che vedremo in campo ci faccia Esatto. cancellare tutti i brutti pensieri e le brutte storie che ci sono state dietro a questo mondiale assegnato al Qatar. Questo senza dubbio. Che alla fine, quando rotola il pallone, poi ci dimentichiamo sia dei problemi personali e dei quotidiani che altri. Sì, ma infatti sembra ridicolo, ma io non vedo l'ora che comincino i mondiali. Me too. Del resto, cioè, Manca poco, proprio dai. come, sì, in 17 giorni. E proprio, sai, quella sensazione di dire ne abbiamo veramente parlato a sazietà, ma io vi posso dire sono usciti solo nelle ultime 2 settimane 3 libri sul Qatar. Nelle ultime 3 settimane sono usciti 3 libri. Quindi c'è veramente un'attenzione mediatica a quello che è successo fuori dal campo, che ormai ci ha fatto dimenticare una cosa fondamentale, che per quanto strumento politico in mano agli stati o alle masse, il calcio è comunque uno sport, e alla fine dei conti vince chi fa più gol, ed è quello che conta.
il calcio è la cosa più importante fra quelle meno importanti, giusto? Decisamente, decisamente. Non mo' di a me che sono napoletano. Con questa massima chiudiamo la trasmissione. Avete qualcos'altro da aggiungere? Ma abbiamo parlato abbastanza, direi, dai. Sì, ci è sfuggito qualche episodio, faremo una puntata, un bonus. Una bonus track. Sì. Sotto le 4 ore però la bonus track. Sì, stavolta sì. Anche io la siamo sotto le 4 ore. Sì. Non è tutto. Guarda, io avevo detto l'altra volta potevamo fare da Napoli a Roma. Io avevo promesso al Lupo che questa volta saremmo arrivati fino a Pisa, infatti più o meno siamo lì, partendo da Napoli. Sono 3 ore. Non ti fermi all'autogrill, ci si fa. Con la prossima arriviamo direttamente a Friburgo, quindi allora... Sì, la prossima puntata deve essere la maratona, tipo le maratone mentana, visto, della televisione. Grandi ragazzi, grazie, allora dai, buon grazie buon a voi mondiale, della partecipazione, ricordiamo per chi ci vuole leggere Football Life, il sito dove tutti e tre scriviamo, la mia pagina si chiama Storia del Calcio Spagnolo, anche su Sport Around, su Facebook ogni tanto pubblichiamo articoli, sempre quelli scritti su Football Life. E poi naturalmente i nostri social, il nostro canale YouTube, il nostro canale Spotify per chi ci vuole ascoltare mentre porta a spasso il cane o mentre va a correre la mattina e niente, grazie di averci seguito e alla prossima puntata sui nostri canali, buonanotte e buon mondiale a tutti e buon mondiale a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte. Buonanotte.